Eccoci qua, buonasera. Buonasera a tutti e a tutte. Sera. Buonasera. Ciao ragazzuoli, ragazzuole, benvenuti, benvenute. Cominciamo. Oh, adesso io ho fatto un sacco di disclaimer prima di partire, prima con Filippo e poi ora la faccio anche un po' a beneficio di tutti, e cioè è non proprio la primissima che provo questo gioco, perché l'avevo già portato con un paio di one shot, ma in realtà è da un po' che non lo gioco. La prima volta che lo porto come campagna, questa sarà la campagna dello star, non è lo starter set, della scatola base. Mario, Sì. ti stoppo subito, stai gracchiando il microfono come facevi prima. Sto gracchiando il microfono. Sì, sta gracchiando, quando parli gracchia. Ti ricordi quando ti ho fatto abbassare il volume, forse si è alzato per qualche motivo. Tipo così, se faccio così, gracchia ancora? Gracchia ancora. E allora, Io ragazzi, aspetta. ti Statico, sento non bene. sento. Anch'io, Anch'io, io non non sento sento gracchiare. gracchiare. Non senti statico quando parla? No, No. no, neanch'io. Sarà la connessione, forse? Non Oh, so, Eric, scusate. hai delle cuffie troppo fighe, ti fanno sentire anche Esatto. i minimi difetti. Devi prendere delle cuffie della Trust da 10 euro come le mie, così non senti niente, ma proprio niente. Lo sto usando le cuffie al momento, Ah, quindi. ok, perfetto. Ha messo direttamente l'impianto Allora chiedo stereo. scusa per aver fatto Ottimo, va bene, questa la tengo, non me ne frega niente, non riparto a registrare, va benissimo così. E Buona la dicevo, prima. buona la prima, e quindi niente, partiamo con questa campagna, che è una campagna aperta, nel senso che voi siete il primo gruppo che si è formato e che entrerà nella Valle Nebbiosa, nella Misty Vale, per risolvere il segreto dell'imperatore Drago, The Secret of the Dragon Emperor. Bene, allora, come facciamo? Non facciamo né una presentazione né niente. La prima cosa che facciamo è portarvi qui. Eccovi qua, voi siete, come vi vedete, siete lì in basso, a sinistra. Perché siete qui e dove siete? Prima di tutto, voi siete avventurieri, genericamente. Cosa significa? Significa che ognuno di voi ha un passato diverso. Ognuno di voi faceva un mestiere, ma qualcosa nella vita vi ha spinti a cercare fortuna o maggiore fortuna altrove. E quindi siete fondamentalmente diventati avventurieri. Quel qualcosa vi ha spinti a inoltrarvi verso l'ignoto e verso il pericolo. Questo ignoto e questo pericolo è rappresentato nella fattispecie dalla cosiddetta Misty Vale o Valle Nebbiosa. Che cos'è questa Misty Vale? Voi, questa è una cosa che sapete tutti, ovviamente. Voi non venite dalla Misty Vale, voi venite dal resto del mondo, che al momento non ci interessa sapere come sia fatto, cosa contenga. Non è quello interessante, l'interessante è la vostra meta. Questa Valle Nebbiosa è una valle chiusa da un paio di catene montuose che la circondano, che è rimasta per secoli isolata e che si dice fosse il regno antichissimo, si parla di millenni fa, di un imperatore che con l'aiuto dei draghi sconfisse i demoni che minacciavano il mondo.
Questo antico impero, non si sa quando, non si sa come, cadde. Questa valle venne invasa da popolazioni nomadi, di orchi, di goblin, e per almeno uno o due secoli nessuno ci entrò più, era troppo pericolosa. Per qualche ragione, nell'ultima decina d'anni, queste popolazioni nomadi di orchi si stanno pian piano ritirando, lasciando ovviamente spazio di manovra agli umani, che sono sicuramente una delle stirpi più diffuse, ma anche a tutte le altre stirpi che popolano il mondo di Dragonbane. E la Valle Nebbiosa quindi è stata popolata pian piano in quest'ultima decina d'anni, tant'è che quantomeno è nato un insediamento di cui voi avete sentito parlare, un insediamento che fa un po' da base a tutti quegli avventurieri, quei commercianti, quei curiosi che vogliono andare a scoprire cosa si nasconde in questa antichissima valle rimasta per così tanto tempo chiusa al resto del mondo. E voi lì vi state dirigendo, questo insediamento. Per farlo state attraversando una delle catene montuose, quella che si trova a sud nella fattispecie. Ora vado ad aprire un attimo una cosa mia. Allora, voi state attraversando le montagne di Cummer e il passo che state, sul quale state procedendo, questa stretta gola circondata da questi picchi di roccia nuda e di pochi alberi e arbusti, si chiama il passo di Drachmar ed è, da quello che almeno voi sapete, l'unica via di accesso per la Valle Nebbiosa. A questo punto, senza perderci in ulteriori chiacchiere, io direi che possiamo cominciare a intravedere questi personaggi, questi avventurieri che uno dopo l'altro stanno procedendo su questa strada, se così vogliamo chiamarla, di questo passo tra le rocce e il pietrisco. La nebbia e le nuvole cominciano già ad ammantare la zona e questo vi fa tornare in mente il perché il posto dove state, vi state recando, si chiamava e si chiama Valle Nebbiosa. Chi vediamo uscire dalla nebbia per primo? Se volete vi chiamo in ordine di come vi ho su Foundry, va bene? Ok. Bene, e allora vediamo uscire un cappello a punta dalla nebbia. Esatto, seguito da un becco e delle piume. E Malthus, sebbene ora si presenti come un Mallard in questa ambientazione, nasce come un personaggio umano. Personaggio umano che era, diciamo, una sorta di eremita, un eremita che si guadagnava da vivere facendo un lavoro un po' del guaritore, del cerusico, con la sua capanna al limitare della foresta e quant'altro. La vita di Malthus è cambiata quando alla sua porta hanno bussato degli avventurieri. Siamo i primi avventurieri che hanno cercato di esplorare questa vallata immersa nella nebbia. E Malthus, da guaritore, gli ha offerto aiuto e in cambio ha ricevuto sostanzialmente un anello come ricompensa. Quello che non sapeva è che il giorno dopo
Grazie, forse a quell'anello, probabilmente lui dà la colpa a quell'anello. Il suo corpo è stato tramutato in quello che si può vedere ora. Quindi sul suo corpo al posto dei peli sono cresciute delle piume ed è diventato un mallard, un po' come una sorta di maledizione legata a questo piccolo oggetto. Sì, lo dico a beneficio di chi ci sta ascoltando. I Mallard sono una stirpe presente nel mondo di Dragonbane. È una popolazione fiera, combattiva, di queste anatre, di questi paperi antropomorfi, abbastanza particolari. In realtà non sono diffusissimi, quindi le persone li guardano comunque con curiosità quando li vedono. Quindi non ti sei trasformato, diciamo, in un animale antropomorfo a caso, sei proprio diventato uno della razza, appunto, dei Mallard. Prego, prosegui pure. E sostanzialmente, insieme a questa, diciamo, trasformazione del corpo, ne sono venute anche delle altre caratteristiche, tra cui l'uso della magia. Fortunatamente il tipo di magia che, diciamo, riesco ora a utilizzare è quella dell'animismo, che è legata in parte a quello che facevo prima, cioè alle cure del corpo e ad altri effetti simili, quindi legati comunque alla natura, alla cura e quant'altro. E sostanzialmente Malthus si è messo in viaggio per cercare l'origine di quell'oggetto a cui attribuisce la sua trasformazione, e un po' nel dubbio di voler tornare come prima, sapendo che però potrebbe perdere le sue capacità magiche. Per cui si è unito a questo gruppo di avventurieri e cerca, diciamo, la sua strada. Certo, benissimo, quindi noi vediamo uscire dalla nebbia appunto questo. Come cammini? Te lo sei immaginato? Allora, esattamente come cammina non saprei, però Cioè sei direi. molto papero o cerchi di nascondere un po' questa tua andatura un po' coi piedi palmati? Allora, in linea generale, il fatto di essere diventato un papero in parte mi condiziona. Ad esempio, ho preso un trucchetto magico che mi permette di utilizzare gli altri tipi di volatili, di uccelli come vantaggio. Immagino che a me come personaggio diano fastidio, però in realtà loro sentono questa affinità data dal Certo, fatto che ho le piume. ci sta. E anche il fatto di essere di temperamento abbastanza irascibile lo attribuisco a questa trasformazione. Sicuramente come movimento nell'acqua mi adatto e scivolo come se fossi un pesce. Direi che fuori dall'acqua cerco di tenere un po' l'andatura a cui sono abituato, anche solo per orgoglio. Certo. Quindi cerchi di camminare un po' più dritto con la schiena. Esatto. Va bene, perfetto. E a seguire questa particolare figura di Malthus, ce n'è un'altra che ora Elisabetta ci andrà a descrivere. Si chiama Nessira o Nessira? Qual è l'accento? Nessira. Nessira, benissimo. Come la vediamo? Chi è che esce dalla nebbia? Esce dalla nebbia una giovane elfa dai capelli scuri e gli occhi verdi, con un portamento abbastanza sicuro. Nessira è cresciuta in condizioni precarie, la sua famiglia non era agiata, ha sempre vissuto di piccoli furti e quando ha capito che il suo sguardo dolce poteva essere la chiave d'accesso per le sue ricompense, iniziò a sfruttarlo. Affinò la propria tecnica e
divenne di fatto una ladra di professione. Ok, i tuoi compagni secondo te, voi presumo che, anzi presumo, me lo dite voi, vi conoscete già ovviamente, state facendo il viaggio insieme, vi siete un po' trovati secondo voi come viandanti e avventurieri e quindi vi siete uniti diciamo anche come protezione reciproca, perché viaggiare da soli non è mai consigliabile, o avete già anche fra virgolette lavorato insieme secondo voi? Lo chiedo a tutti, eh. Beh, io direi che Malthus è proprio la prima esperienza. Tra l'altro ci sta. Ha un difetto che lo rende abbastanza docile alle lusinghe, per cui se Nestirei ha fatto qualche complimento probabilmente si è anche approcciato in maniera quasi ok, vengo io, vi faccio da guarire e mi unisco al gruppo. Però ecco, lo vedo proprio la prima esperienza del tipo, sempre stato abituato a casa sua, vuole trovare l'origine di questa trasformazione, mi unisco certo. A della gente per protezione. Certo. Anch'io vivo. Sì, sono d'accordo. Sì. Anch'io, poi vi spiegherò il mio, cioè vi spiegherò, vi illustrerò il mio personaggio, ma piace anche a me l'idea di esserci incontrati da poco. E aver condiviso il viaggio. Perché ve l'ho chiesto? Perché a questo punto io chiedo una cosa. Scusami, volevi dire qualcosa, Eric? Ah, dico, condivido anch'io più o meno questo elemento. Ottimo. E perché volevo chiedere a Nessira una cosa. I tuoi compagni lo sanno che sei una ladra? Secondo te? Anche no. Ci sta. Bene. Questo è tutto quello che volevo sapere. Perché il tuo è un personaggio, sì, abbastanza, forse ti sei tenuta anche un po' sulle tue, magari, cioè sei, no, come te la sei vista questa, come te la immagini come rapporto con gli altri? C'hai questo sguardo misterioso nell'immagine. Ma magari trovatisi sulla strada, appunto unire le forze potrebbe essere stata la cosa giusta da fare in quel momento, passando da donna avventuriera, sebbene parzialmente armata per difesa personale, insomma, richiedere di fare un gruppo poteva essere una cosa vantaggiosa. Esatto, utile. Soprattutto, anche certo, sicuramente. E com'è, scusa, ti chiedo l'ultima cosa, sei alta? Sì, abbastanza. Ok. Quindi dopo questa figura longilinea, aggraffiata, con questi capelli mossi da questa brezza che soffia in questa gola di montagna e che sposta un po' la nebbia, vediamo uscire di nuovo un'altra figura. La nostra telecamera virtuale si deve abbassare ancora una volta, perché è un'altra figura non alta quanto Nessira, ma forse alta più o meno quanto, o bassa, quanto Malthus, però sicuramente ben piazzata. Abbiamo la figura massiccia di Dungar che esce. Allora, prima di Dungar, dalla nebbia si vede arrivare una ciocca di capelli rossi, alta. E solo dopo un bel po' dopo, arriva una faccia sorridente, bonaria, di un giovane nano. E, ovviamente anche barba e baffi rossi come i capelli. E sulla sua faccia spicca questo dente d'argento, proprio un incisivo che lui mette spesso in mostra, perché comunque ride molto spesso perché una, come dire, un nano gioviale, gli piace stare in compagnia e piace raccontare storie che a voi vi rendete conto che sono inventate di sana pianta. Perché sono esattamente esagerate. Gli piace raccontare anche barzellette al limite del buon gusto, alle volte forse anche oltre.
Però quello che in questi, immagino, pochi giorni di cammino insieme, quello che non ha mai raccontato è il suo passato. Nonostante anche abbiate fatto le domande dirette, lui non si è mai fatto uscire nessun accenno a qualche cosa della sua vita precedente, all'essere entrato in contatto con voi, se no appunto storie inverosimili di avventure passate che cozzano anche con la sua giovane età. Certo, avrai raccontato in almeno 10 o 15 modi diversi come hai perso quell'incisivo e ogni volta cambia probabilmente la storia. Sì, sì, finché l'ha barattato con un drago. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Bene, e la nostra telecamera rimane bassa perché questo gruppo è particolare. La statura è tutta su livelli abbastanza bassi in centimetri, perché l'ultima figura che vediamo uscire invece è quella di Perrywick. Chi è Perrywick? Allora, emerge dalla nebbia questo mezz'uomo, un halfling, Perrywick Spaccalegna. In realtà si vede poco di lui perché è molto imbacuccato, evidentemente è freddolino e si è messo addosso una quantità di vestiti anche un po' una cozzaglia di roba. E ha un'aria molto bonaccione, tanto che sembra molto ingenuo, ha un sorriso quasi costante che lo caratterizza. E nonostante lo conosciate da relativamente poco tempo, lo avete visto più o meno sempre così. C'ha un evidente tatuaggio, cioè lo avrebbe se non fosse coperto da sciarpe e quant'altro, che gli occupa buona parte del collo e della guancia destra, che è la corteccia di un albero, praticamente, sono le venature della corteccia di un albero come tatuaggio. E durante uno degli ultimi accampamenti che avete fatto, probabilmente vi ha regalato a ciascuno di voi un piccolo animaletto di legno che ha inciso sul momento, così per passare del tempo. E magari probabilmente al Malthus è casualmente una piccola papera, giusto? Certo, perché la cosa lo divertiva. Per girare il coltello nella piaga, certo, assolutamente. E quindi lo avete conosciuto anche come artigiano. Non si sa, cioè non... forse apparentemente per quello che vi ha potuto raccontare, pare che nella Valle Nebbiosa cresca, cioè ci siano alberi dalle venature incredibilmente particolari che è desideroso, e qualcuno gli ha detto che era il caso di recuperare per intagliare. E lui ci ha creduto ovviamente istantaneamente. Certo, assolutamente. E voi state camminando e Dungar, mi permetto di dire, vi ha raccontato anche un'altra cosa. Il problema è che è molto difficile discernere le cose che si è inventato e che si inventa Dungar da quelle vere. Ma essendo un nano, vi ha detto che i nani che abitano le montagne mettono sempre in guardia i viandanti dall'attraversare il passo di Drachmar, perché predoni e persone che si approfittano ovviamente degli ignari viandanti che vanno a cercare fortuna o che tornano dalla Misty Vale, i pochi in realtà che tornano dalla Valle Nebbiosa, beh, sono una ghiotta preda per questi predoni. Ma questo è l'unico punto di passaggio e, volenti o nolenti, da qui siete dovuti passare, ma sono poi anche voci magari, oppure qualcosa che si è inventato Dungar, magari quei racconti dei nani, chissà Dio, magari non li ha nemmeno sentiti. Ma qualcosa però, mentre state camminando, vi giunge all'orecchio a un certo punto. E non è una cosa piacevole.
perché sentite una specie di lamento, un e quando una folata di vento spazza via la nebbia, beh, vedete chiaramente che c'è la figura di quello che sembra essere una figura, un corpo umanoide, sdraiato per terra, steso a terra. Sembra un fagotto di stracci in realtà. E quel suono lamentoso sembra che venga proprio dalla sua direzione. Vedete, ve l'avevo detto che è pericoloso passare da queste parti, ma d'altronde è l'unica via. Andiamo a vedere come sta quel poveraccio. Malthus si proietta quasi in avanti, diciamo, riconosce il lamento di un uomo, comunque di qualcuno a distanza, sa che c'è qualcuno ferito, per cui si proietta e cerca di dare aiuto. Berwick all'inizio l'aveva scambiato per Malthus che si stava lamentando, poi ha capito che non era così e quindi con un po' di ritardo, ma segue i due verso l'uomo. Va bene, perfetto. Potete, se volete, spostare i vostri token, dovreste avere la possibilità di farlo, e li mettete nella posizione. Io in realtà, come dire, rimango un po' retrovia se vedo che Malthus si lancia, se loro si lanciano a soccorrere l'uomo, conscio delle mie poche capacità, rimango un po' in osservazione per vedere se c'è ancora in giro chi può aver ridotto in quelle condizioni il poveraccio. Certo. Tu Malthus ti avvicini Diciamo che Malthus non fa troppa attenzione alle tracce, per cui corre anche il rischio magari di pestare un po' l'aria, però è interessato alle ferite. Allora, tu vedi questo, ti avvicini e vedi che è una figura umana, è un umano. La cosa che un po' ti fa venire un brivido e ti fa rizzare un po' le penne sul collo quando rigiri questo corpo per controllarlo, vedi che c'è una grossa freccia piantata sulla sua spalla. Non è una freccia in una posizione letale, ma è il viso dell'uomo che ti fa rabbrividire, perché quando lo giri, questo è quello che vedi. Delle Ah, ok. vene scure e un colorito bluastro, grigiastro, e del sangue nero in bocca mentre tossisce, è sudato e ti afferra la tunica con una mano tremante, e mentre lo stai guardando dice: presto, presto, prendilo, prendilo. E con l'altra mano vedi che non ce la fa neanche a sollevarlo perché è debolissimo, ma ha una specie di fagotto legato alla cintura. E con questa mano sta provando a prendere questo fagotto, e con l'altra invece ti sta tenendo la tunica. Prendilo, presto. Malthus lo. Leonara capirà. Vai, vai. Malthus lo osserva da sotto il cappello con i suoi occhi, uno giallo e uno blu, e scosta il fagotto. Ovviamente sente quello che l'uomo gli dice, ma scosta il fagotto come se fosse qualcosa che per il momento non gli interessasse, e
Cerca effettivamente di guarirlo, intuisce che ci sia qualche veleno in circolo, qualche sorta di infezione, ma cerca di fare il possibile. Nel frattempo ti dico se la freccia gli dice qualcosa in termini di fattura, cioè proprio a colpo d'occhio, se è qualcosa che ha già visto o se è qualcosa di più selvaggio, diciamo, visto che ci stiamo addentrando nei territori di altre creature. Perdonami, qualcosa di più selvaggio inteso come la sua, dici la freccia o la sua malattia, diciamo. No, la freccia, come se La potesse freccia. essere male di orchi, goblin, e altre creature un po' più che Allora, possono abitare queste terre. facciamo il primo tiro della sessione e di tutta la campagna. Quindi a questo punto, vediamo un po' la scheda, apriamo la scheda di Malthus, andiamo sulle skill. Che cosa potresti tirarmi? Come skill, non saprei dirti la verità. Si possono fare anche tiri caratteristica o solo skill? Si possono fare solo tiri di skill, che io sappia. Fammi vedere. Però No, no, si è può cliccare anche su. cliccabile. È cliccabile anche la caratteristica in realtà in alto. Secondo me, comunque, potrebbe essere. Allora, io lo associerei anche perché non c'è una conoscenza del mondo. L'unica cosa che sembra è un po' Myth and Legends, a meno che non mi tiri su qualcosa di relativo a, che so, balestre o archi, che in quel caso non ti serve per attaccare, ma è un po' la tua conoscenza dello strumento. Ti dico, non sono specializzato in balestre e archi, forse ho più conoscenze, diciamo, non pratiche, ma dai libri, per cui Mythi Legende ce l'ho come abilità, se Ma pensi possa essere giusta. secondo me sì, perché comprende un po' tutta la lore, diciamo, no? Quindi magari conoscere Ok. anche. Minchia, l'ho cannato di uno proprio. L'hai cannato di uno. Qui bisogna, ovviamente, è un Rollander cosiddetto. Tu in Myth and Legend avevi 14, quindi dovevi fare 14 o meno. Hai fatto 15. E in questo gioco ovviamente si può fare push, quindi si può forzare il tiro ritirandolo, ma ovviamente devi scegliere, infatti sotto ti dà il modo di scegliere una condizione che poi ti porterai dietro. Ti dico, Malthus ha osservato la freccia prima di stringere le sue mani piumate attorno a, diciamo, al corpo di questa freccia ed estrarlo in malo modo dalla ferita, in modo da poter trattare la ferita, per cui ho avuto proprio un microsecondo per studiarla, non ci sono riuscito, la estraggo dal corpo. La butto di lato e poi mi Ah, concentro sulla ferita, vedi che quindi te la motivo così. l'uomo fa un verso e altro fluido nero misto a sangue gli esce dalla bocca. E tossendo ancora ti dice: "Ti prego, prendila, Leonara. Messaggio, il messaggio da Mastro Wedermen. Portala a Leonara. I quattro pezzi vanno trovati. Il segreto dell'imperatore Drago." E stringe ancora questo fagotto che ha al fianco. A quattro pezzi, Dungar, che immagino pur essendo un pochino più lontano, ha sentito quello che diceva, si avvicina e fa che prende il fagotto, equivocando i pezzi. Ovviamente. Beh, tu quello che vedi dentro, prendi il fagotto, non fai in tempo però a infilare una mano dentro, a slegare il legaccio di cuoio che lo tiene chiuso, perché un urlo belluino viene
seguito da altri urli o grida o rantoli o non capite bene, un verso veramente orribile. E mi fate per favore ognuno di voi un tiro di awareness per vedere quanto siete pronti a reagire a qualcosa. Perry Wick è attentissimo. Malthus e Nessira. Beh, tu, Dungar, giustamente, stai trafficando con il sacchetto. Ovvio. Cioè, e questo... La... Sì. No, no, ti dicevo il mio un successo, il fatto che non vedo che il tiradati non mette il confronto. Ah, ok, c'è scritto su successo, va bene, scusate il tiparietto. No, no, niente, sì, c'è scritto in alto, awareness succeeded, c'è scritto, mi pare, no? Perché che cosa cercavi, scusa? No, no, pensavo ti mettesse il confronto con la skill, non avevo visto la scritta che avevo avuto successo. Ah, ok, ok. Sì, 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 sì. Sì, anche perché quando hai fallito viene scritto e poi viene la cosa di fare push, quindi si vede anche abbastanza chiaramente quando uno fallisce. Allora, voi tre, tranne Dungar, vi accorgete che da alcune rocce di fianco qualcosa si sta muovendo. E tra un refolo di nebbia e l'altra vedete che sono figure basse, gobbe, brutte, rinsecchite, e che stanno molto probabilmente tendendo degli archi intanto che fanno queste specie di urli di guerra un po' così. Sono probabilmente dei goblin, e vi dico subito che li vedete da qui. Ne vedete due qui che erano nascosti e due nelle rocce in alto. A questo punto neanche siamo partiti, ma ragazzi, è un fantasy. Il primo fight direi che può cominciare. Quindi andiamo tutti in iniziativa. Allora, vediamo un attimo com'è questo. Il cadavere non lo prendo, che non mi è utile. Voi. In questo caso, Dungar cosa fa? Parte per ultimo? E infatti, o non parte questo round. Allora, no, l'importante è che in questo caso qualcuno di voi se ne accorgesse. Io do per scontato che 3 su 4 di voi se ne sono accorti. Presumo che una voce l'abbiate data ai vostri compagni, nel senso, ditemelo, poi se state zitti e volete che Dungar si prenda una freccia, per me potete farlo. Venga tutte le frecce lui. Esatto, tutte lui, esatto. Siamo veduti, è la prima esperienza. Un urletto appena se ne è accorto. Sì, sì, Perry Wick è stato proprio il primo, assolutamente. E bene, l'iniziativa... Voi la potete vedere, è nel... potete cliccare anche col tasto destro se volete che ve la tira fuori, così potete anche tenere d'occhio la chat contemporaneamente. È l'icona in alto, quella con le due spade incrociate di fianco alla chat. Se ci cliccate col sinistro ci andate sopra, se lo cliccate col destro ve la tira fuori, come finestra separata. E l'iniziativa in questo gioco è particolare perché viene estratta a ogni round. Ogni round c'è un'iniziativa diversa. Ora, questo è il primo round, ve la faccio estrarre a voi, quindi ognuno di voi può cliccare sulle carte che vede di fianco. Si va in ordine numerico, quindi dal numero più basso, quindi 1 sarà il primo, fino a 10 che sarà l'ultimo. Allora, draw NPC.
Tra l'altro è interessante la scelta stilistica. Di solito i cattivi sono segnati in rosso e i buoni in verde. Stavolta è il contrario. Sì, vuol dire che siamo noi cattivi, allora. Esatto. Chissà la storia cosa si dirà. Magari hai spoilerato la storia. Esatto, sta entrando nel territorio di una povera popolazione nomade, che magari sono i goblin, magari siete veramente voi cattivi. Allora, vediamo un po', mettiamo una musichina un pochino più carina, e possiamo mettere questa. Allora, benissimo, come funziona? Questo gioco qui funziona che ovviamente si va in round, che sono ovviamente fasce di tempo molto brevi, saranno un 5 secondi, qualcosa del genere. Ognuno di voi può fare, nell'ordine in cui è uscita l'iniziativa, un'azione e un movimento. Un'azione è fondamentalmente un tiro di skill, o qualunque altra cosa venga definita come action, e un movimento si spiega da solo, è un movimento. Potete fare altre cose, ovviamente avete delle abilità speciali che vi indicano anche eventualmente se la cosa che fate richiede l'azione oppure no. Potete spostarvi della vostra distanza di movimento, ma i vostri token, quando li trascinate, finché il colore è verde, vuol dire che ci arrivate con un semplice movimento. Quando la distanza diventa gialla, vuol dire che sulla casella gialla ci arrivate solo correndo. Correndo è qualcosa che vi occupa ovviamente l'azione, perché è qualcosa che fate in più, quindi non potrete attaccare. Vi ricordo... Perdonami, il movimento sì, è indicato in quadretti, vero? È indicato in quadretti, quindi quando tu trascini, vai sul tuo token e lo trascini, ti fa proprio vedere i quadratini. Quindi a questo punto, partendo da Perrywick, poi dopo andiamo magari nel dettaglio, se ci serve qualche regola in più la guardiamo mentre se strada facendo. Perrywick, dopo aver fatto il ruletto con un po' di incostanza e quant'altro, cammina nella sua ascia e punta direttamente il goblin più vicino. Ok, hai cos'hai? Una bella ascia da spaccalegna, giustamente. Proprio Perrywick, minchia, proprio così. Ah! Cioè, è pazzo proprio. No, no. Chi se lo aspettava? Vuol dire si impara quando prendi delle legnate. Esatto, cavolo. Ok, ti lanci sul goblin prima che abbia modo di, giustamente, trasformarti in un puntaspilli. Ottimo. Allora, tu sei a contatto, ovviamente in questo modo puoi attaccare. Se avete armi lunghe, come lance o alabarde o armi in asta, è possibile attaccare anche, da quello che ricordo, a una casella di distanza e anche attraverso un vostro compagno o un'altra o un altro partecipante. In questo caso nessuno di voi ha un'arma lunga, credo. E comunque tu, Perrywick, sei a contatto, benissimo, e a quel punto apriamo la tua scheda così vediamo un attimo cos'è. Mi vai di fianco alle skill, anzi non di fianco alle skill, scusami, nella main hai una hand axe come weapon a mano. Credo che tu non debba far altro che cliccarci sopra e fare slash in azione, giusto? Allora, che cosa ti dà? Una finestrella? Così provo io anche ad aprire. Sì, puoi scegliere azione, slash, top. Allora, esatto. Ci sono vari tipi di azione che tu puoi fare. Slash ovviamente è il colpo, cioè vai e tagli con l'ascia. Topple vuol dire ribaltare, quindi tu praticamente fai cadere per terra, fai lo sgambetto o comunque ti butti addosso al nemico per buttarlo per terra e farlo diventare prono. Disarm ovviamente è per stupido che non potrei anche fare. Throw ovviamente la lanci, oppure parry ovviamente per fare la parata. Vi dico, vabbè, questo ve lo dico quando poi vorrete parare magari, ok? Cosa fai quindi? Ma sembra abbastanza stupido, quindi mi butterò addosso con Topol.
Ah, ok. Cioè, l'idea magari era quella di è partito probabilmente per ferrare un colpo, ma evidentemente qualcosa va storto e lui gli finisce addosso. Vediamo che succede. Ok. Adesso guarda, controllo anche sul manuale proprio cosa dice con Topple. Voi vado intanto. Sì. Fallito, bellissimo. Fai push. Non ancora. Non ancora. Ok, tu ti sei lanciato contro questo goblin per cercare di buttarlo per terra, ma evidentemente questo goblin un po' era dietro le rocce, un po' qualche pezzo di armatura ce l'ha addosso, è un goblin abbastanza resistente. O si scansa o gli rimbalzi contro, non so. Pensavi fosse meno tosto. Va bene, perfetto. Allora a questo punto andiamo con il secondo. Vai, Malthus. Allora, ti dico, Malthus stava cercando di curare quest'uomo. Ovviamente il fatto che escano questi goblin gli fa un attimo girare le scatole. Tra l'altro, capisce quello che non aveva capito con la prova di prima, associa la freccia a queste creature orrende e in automatico gli scatta qualcosa, ovvero sta cercando di curare quest'uomo, gli viene impedito e qui il suo temperamento irascibile da Mallard prende il sopravvento. Per cui si alza e farà un po' la stessa cosa che ha fatto Periwick, ovvero contrariamente a quanto si aspetterebbe da un mago. Va verso il primo goblin e gli cerca di tirare una bastonata. Userei quindi il Tempered, questa diciamo abilità di classe del Mallard, che gli conferisce un vantaggio ad un tiro, diciamo, che si basa su una caratteristica che non sia intelligenza. Ok, perché ti arrabbi fondamentalmente, è un po' come Esatto. se andassi in furia, diciamo. E per usare, ovviamente, lo dico per chi ascolta, queste abilità, diciamo, abilità di stirpe oppure di mestiere, eccetera, che si imparano, si usano usando punti willpower, punti di volontà, che sono questi nelle finestrelle verdi. Quindi tu clicchi su nella tua parte principale il Tempered, esatto, hai Fatto. speso 3 willpower, esatto, che te li ha segnati per il Tempered. Il Tempered è anche in chat, se uno lo vuole aprire, ti spiega anche che cosa fa. Benissimo, quindi tu hai un vantaggio a qualcosa che non si basi su intelligenza o. Esatto. E sì, contrariamente il fatto che sono mago e che sono irascibile è un po' in contrasto perché non questa abilità non mi consente di avere vantaggi su intelligenza. Però in questo caso mi torna utile, lo uso su agilità, che è la caratteristica per usare il bastone, e cerco di tirare una mazzata a questo goblin, diciamo, che mi impedisce di fare quello che voglio. Benissimo, Tiro. vai con la staff, col tuo bastone. Ok, 12, è riuscito. Riuscito, benissimo. A questo punto, come funziona? La tua arma fa damage. Allora, vediamo un attimo. Ah, io posso decidere, vediamo un attimo, chi è che sono questo. Ora, l'arma di base fa un D8, poi ho un bonus al danno che è un D4, quindi dovrebbe essere un D8 più un D4 come danno da infliggere. Sì, assolutamente sì. Volevo solamente capire se fare una cosa. No, loro non se l'aspettavano che voi li vedeste subito, non lo faccio parare per il momento perché mi tengo l'azione per
per dopo, e non, quindi si becca il colpo. Io ho un'armatura, l'armatura di cuoio, armor rating 1, quindi direi che toglie 1, dovrebbe togliere 1 dal danno poi che tu fai. In questo caso il danno com'è che si tira? Perché vedo che non mi dà... Allora, il danno, fammi vedere, perché anch'io qui è la prima volta che... Ho sbagliato io, cioè nel senso ho tirato dalla schermata principale, mi ha dato solo la probabilità. Dovevi tirare staff. Esatto, devo tirare dove c'è scritto weapons. Sì, quando usate un'arma dovete sempre cliccare sul nome dell'arma, sì. Ho rifatto il tiro giusto per avere il roll damage. Hai fatto bene, benissimo, così andiamo perfetto. 5 danni meno 1, 4. Perfetto. 5 danni meno 1, 4. Benissimo. E tu tiri questa ammazzata, ovviamente, che viene impatta su questa armatura di cuoio di questo goblin che probabilmente c'aveva questo piccolo arco in mano e vedi che lo sbilanci anche, eccetera. Dungar, prego. Tu sei lì in mezzo. Sì, allora Dungar si accorge un po' tardi, nel senso che era tutto già un po' con la, non dico con la bava alla bocca, ma era già tutto curioso di vedere cosa c'era in questo sacchettino chiuso che attirava la sua curiosità, quando vede i goblin, per cui viene fuori l'altra sua natura, certo, quella di combattente, per cui appena vede queste creaturine che li attaccano non ci pensa due volte e si avvicina a questi e, impugnando la sua ascia da guerra, prova a colpire quello davanti a lui. Assolutamente. D'altronde è un giovane guerriero nano. Cosa deve fare? Allora, esatto. Dunque, no, io non voglio fare nulla, voglio proprio dargli danni, perché essendo un giovane guerriero nano non va molto per il sottile. Assolutamente, quindi slash di brutto. Sì. Ottimo. E direi che l'ho beccato, quindi vado di rollo. Minchia, no, dai, non è possibile. Che schifino, fammi vedere quali sono i risultati, cosa hai fatto. 1-1-1, incredibile. Sì, 1-1-1. Ma posso chiederti perché c'è il D4 in più che non l'ho capito? Il D4 è il damage bonus che è dato dalla forza. Vedi che sulla hai ragione, sì, è vero, sì. È vero. Adesso me lo ricordo, sì. Eccolo qui, è vero. Te lo butta dentro. Me l'ho dimenticato. Sì, perfetto, è vero. Il goblin il goblin anche lui se la becca, perché erano presi un po' di sorpresa, diciamo. Quindi tu gli fai due ferite perché... una impatta, comunque viene assorbita sempre da questa armatura di cuoio. Quindi abbiamo... Secondo me si mette anche a ridere, va? Sì, probabilmente gli dai questa botta, poi dopo vede che tu sorridi col tuo dente, però il tuo sorriso forse un po' cala, perché vedi che non gli hai fatto niente. È un sorriso amaro, diciamo. È un sorriso amaro. Il goblin ti sorride a sua volta con questa bocca piena di denti appuntiti, mancanti e leggermente marci. E neanche a farlo apposta, non è lui, è quello, chi c'è? È quello di fianco a, è quello davanti a Perliwick, che giustamente è stato il primo ad attaccare, e adesso questo goblin che tu avevi provato a buttare per terra prova a renderti pan per focaccia, perché cosa fa? Sfodera la sua spada corta e neanche a dirlo, proprio ti dà un fendente anche abbastanza sgraffiato. Fendente abbastanza sgraffiato che molto probabilmente tu eviti senza problemi. È uno scontro meraviglioso tra i due al momento. Sì, sì, è uno scontro tra titani proprio, veramente. E l'altro scout dei goblin è quello che si è preso la mazzata da Malthus.
e giustamente anche lui prova a renderti pan per focaccia. Ha una spada corta e allora dipende poi dalle armi. Vedete, io adesso voi non lo vedete, ma chi guarderà il video su YouTube lo vede. La spada corta, ogni arma ha delle caratteristiche. Ad esempio, la spada corta può fare stab, quindi può proprio infilzare, e trovare un punto debole, perché è un'arma fine, quindi può trovare un punto di debole tra l'armatura. Oppure fare anche altre cose, ma questo è un goblin, ragazzi. Slash. Vabbè, ragazzi, sono goblin, cioè. Niente, Malthus. Probabilmente Malthus, con questo temperamento, con questa furia, gli sta un po' anche intimorendo, eh? Certo. Ah, scusa, c'è il nome, il tuo nome è ancora la straniera, perché non mi avevi ancora dato il nome, Betta, e allora ti avevo messo un nome. Ti avevo messo un nome misterioso. Va bene, comunque sei tu, si vede dall'icona, dopo te lo cambio. State Nessira. Ok, ci siamo distribuiti così. Vedo Malthus in difficoltà, diciamo, in inferiorità, e provo a tenere occupato l'altro goblin. Per spostarmi, vado in linea retta o devo circumnavigare Malthus per la distanza? Credo che tu debba circumnavigarlo, perché non è possibile. Esatto, non è possibile stare. Perfetto. Va bene, e attacco dunque con il mio pugnale, cercando. Sì, se vuoi attaccarlo col pugnale, sì, ce l'hai nella parte principale della scheda in basso. Clicca, mi raccomando, proprio sul nome dell'arma, così da eventuali già danni quando si hai successo. E ti esce la finestra, ovviamente. Là. Okay. Ottimo. C'è il pulsantino roll damage in chat. Mm-hmm. Orca vacca. Quindi okay. 8 danni. Ah, 8 danni, lo vedi che è. Cioè, non lo uccidi, ma lo passi praticamente, non so, da parte a parte. Non so te come attacchi con questi pugnali, come te la immagini. Hai un pugnale tu, no? Non ne hai più di un. Un solo pugnale. Ok. Come te la immagini che attacca? Me lo immagino, magari lui cerca di attaccarmi, mi scopre un punto più vulnerabile e affondo la mia arma. Proprio un colpo unico e assolutamente ben piazzato, perché lo vedi che sputa sangue verdastro, verde scuro, proprio. Proprio lì, l'hai piantato in mezzo alle costole, non gli hai raggiunto un organo vitale probabilmente per pochissimissimo. È ancora in piedi però quel maledetto. E a questo punto Dungar, quello di fronte a te, anche lui prova a... Allora, spada corta. E a questo punto gli scoppio a ridere proprio in faccia, ma proprio con una risata proprio tonante. Se lo merita anche abbastanza. E mentre tu ridi, dall'altra parte, il goblin che tu nassirai praticamente passato da parte a parte col tuo pugnale, con gli ultimi sprazzi di vita, prova a menarti un fendente. E fallisce miseramente, anche perché poveretto ormai è più in là che di qua.
Bene, a questo punto, dopo possiamo andare anche un pochino più rapidi se sappiamo già cosa fare, e, quando io cliccherò per andare avanti, l'iniziativa verrà ripescata casualmente, perché qui cambia, i numeri cambiano a ogni round, quindi faccio next turn. Aspetta, io posso usare la mia... Ah, cavolo, scusa. Vabbè, no, non importa, non importa, tanto cambia poco, la prossima volta te lo devo dire prima. Non so come funziona. Perché tu hai... veterano. Veterano che puoi fondamentalmente conservare, sì, la carta iniziativa, vero? Esatto. Conservare, sì, la carta iniziativa, sai come fai? No. Vedi che c'è... Blocco... Esatto, c'è un lucchettino nella perfetto, colonna. Sì. Ah, ok, te lo devo bloccare, perfetto. Sì, lo dici, quella lì è una cosa che ovviamente va usata con i punti willpower, la usi così, certo, tu usa willpower, chiaro, e poi dopo lo blocchi lì, così dopo non te la... Non, no, te la non c'è problema, era solo giusto per imparare, in okay, realtà non era... Ah sì, ma sto imparando anch'io facendo, vai tranquillo. E benissimo, in questo nuovo round la prima è Nassira. Vi ricordo che ovviamente non siete obbligati ad attaccare sempre, ma potete conservare anche un eventuale, in realtà questi goblin stanno facendo veramente schifo, però potete conservare la vostra azione ovviamente per parare oppure schivare, ve lo ricordo sempre. Vai Nassira. Ok, presa dalla frenesia del successo del colpo, provo ad infliggerne un secondo per mettere definitivamente fuori gioco il goblin. Direi. Quindi attacco di nuovo. Direi che ci sta. Porca vacca, cioè... Povero Cristo. Sì, veramente, cioè sei veramente spietata, cioè probabilmente lo stai continuando a pugnalare mentre ormai è per terra ed è palesemente morto. È palesemente. A questo punto Malthus dà una pacca sulla spalla all'altro goblin, gli dice scappa, fuggi sciocco, un po' come... Esatto. Assolutamente. Aspettate un attimo che controllo una cosa qui. Ah, ok. In tutto ciò... E forse dovevo farlo prima, però ormai è andata così, perdonatemi. Sentite un ruggito tremendo alle vostre spalle. Tu Nassira probabilmente lo senti dopo che hai finito di pugnalare quel povero corpicino, ora ti voglio far sentire in colpa per quel povero goblin, ma lo stai veramente martoriando, e senti un ruggito tremendo alle tue spalle e fondamentalmente abbastanza lentamente da delle rocce esce un goblin un pochino più grosso degli altri, ma soprattutto è a cavallo di quello che sembra un gigantesco lupo iena enorme. Lo sta cavalcando e ciondolando, questo lupo ruggisce, ringhia, e il goblin sopra con una benda sull'occhio è sicuramente il capo di questa combriccola. Anche lui ora entra in iniziativa. Il Warg Rider, come vedete dalla colonna dell'iniziativa, ha due carte iniziativa, perché non è una figura di dimensione umana, è considerato un mostro. I mostri possono avere più di un'azione per round, perché ovviamente sono più grossi, più rapidi, più pericolosi. Quindi io pesco le due carte anche per il capoccia. Ok, eccolo qui. Quando starà a lui, farà quello che deve fare. Malthus. Continuo a bastonare quello che ho davanti, che ho ferito prima. Vedo ovviamente quello che sta facendo Nassira. Cerco di replicarlo in maniera meno sanguinaria. Ok. Tiro. Ah, prima non l'ho detto, ma l'ho segnato.
praticamente quando uso il Tempered devo mettermi la condizione arrabbiato che sta sotto intelligenza. Ok. E l'ho selezionata. Fallito. Cosa fai? Forfi. Ma ti direi di sì, anche perché è entrato in gioco quest'altro goblin e sento un po' più di urgenza. Sono ancora arrabbiato e forzo e cosa scegli? Ti dico carisma. Perché stai facendo proprio il verso di Paperino quando è arrabbiato. Carisma è vero, proprio. Ma probabilmente perché perdo proprio ogni tipo di contegno che sì. Normalmente cerco di trattenere. Ci sta. Oh Maria, niente fallito. Da fare. A chi sta adesso? A quello di fronte a Perrywick. Il goblin è rinvigorito un po' dalla presenza e dall'urlo del lupo cavalcato dal suo capo e con rinvigorita forza prova non solo a farti slash, ma prova a essere più tattico e prova a fare stab, quindi proprio a infilzarti di punta. Sì, vabbè ragazzi, porca vacca. 17, 18, 19, ti manca solo di tirare un demone. Un 20, un critico negativo, esatto, mi manca solo il critico negativo, ragazzuoli. Quest'altro è morto, vai Dungar. Vabbè, allora, visto che lo sto ancora deridendo, continuo. Sperando di fare un pochettino meglio della volta prima. Niente da fare. Ma lo sbaglio. Vuoi concentrarti di più, forzi il tiro? Sì, mi piacerebbe. Scegli una di quelle su cosa ti vuoi mettere la condizione e me la spieghi. Conta che ovviamente vedi che ogni condizione è collegata a una caratteristica principale, quindi tutte poi le skill che sono collegate a quella avranno il malus. Io penso che farei così. Vedo che tiro con la mia ascia da guerra, faccio proprio un movimento esasperato per colpirlo, ma ovviamente lo manco. Quindi riprovo l'ascia e va a battere contro la roccia, per cui si infilza un attimino, per cui la provo a estrarre e mentre termino il movimento di estrarla gli passo anche vicino alla gola e cerco di ricolpirlo, per cui facendo un movimento che mi lascia però esausto sarebbe un po' troppo forse, però ormai l'ho detto quindi va bene. Fallo su Angry, se no. No, Angry non mi piace. No, okay. Non sono. No, io pensavo più qualcosa su costituzione. Però quella, la stanchezza era più forza, in effetti. Mm-hmm. Va bene. Dai, no, questo giro non lo tiro, ho sbagliato. Poi ci penso meglio la prossima volta. Va bene, fallisci. Provi a estrarre quest'ascia che è rimasta un po' piantata nella roccia. Perdi l'attimo. E perdo anche un po' il sorriso, diciamo. Perdi anche un po' il sorriso. Intanto vediamo se quello di fronte a Malthus riesce a combinare qualcosa sto giro. Lui va sempre di slash. Niente, ragazzi, questi goblin, veramente, se non li uccidete voi, li faccio uccidere dal boss, perché cioè, se lo meritano, veramente. Boss che ha il suo turno ora in questo momento e ammazza, di quanto si muove lui? È sul lupo per forza. Si getta la carica e si getta ovviamente su quella che pareva più pericolosa, e cioè Messira.
come funzionano i mostri? I mostri hanno, non hanno un attacco normale, hanno fondamentalmente una tabella di attacchi casuali. Quindi io non faccio altro che tirare attacco. E direi che è assolutamente tematico. Ti carica con la lancia in resta, con un urlo, mentre il warg ringhia. Prova a infilzarti con la lancia mentre ti arriva addosso. E infligge 3 di 8 però di danni perforanti. Può essere parato se tu non avessi ovviamente già usato la tua azione. Aia! Messira, come sei messa? Molto molto male. Molto male? Allora, tu non hai armature. Non hai armature e hai 16 punti ferita. Lui te ne ha fatti 15, ragazzi. Esatto. Segnateli. 3 di 8 non sono pochi, in effetti. Ti è arrivato proprio di carica. I mostri colpiscono in automatico? Dario? I mostri colpiscono in automatico, fanno il loro attacco. Quello che è okay. L'attacco viene applicato, diciamo, direttamente da come è la descrizione. E a questo punto lo scout di fronte a te, Dungar, prova a approfittare del momento mentre la tua ascia è rimasta bloccata, e anche con te ti prova a farti una bella slash. Vabbè ragazzi, no, goblin veramente siete imbarazzanti. Va bene che siete goblin, però vai Perry Whip. Disse dopo aver appena fatto, quasi ucciso la povera ladra. Beh, che cavolo, è il capo, cioè almeno lui che faccia. Perry Wick cerca la riscossa, quindi questa volta fa un più dopo tradizionale questo match. Balletto che avete fatto entrambi, no? Colpi. Ce la fa. Oh, ce la fa con la sua ascia, vai, tira per i danni. Non fa granché. Maffa, niente. Non fai granché, gli fai 3 danni perché uno è parato dall'armatura di pelle. 2-1-2, cioè veramente. E sta di nuovo al cavalca warg, al capo, che si posiziona meglio qua e infierisce sulla povera Nassira. Ti fa un colpo dall'alto. Il warg fa un balzo sopra Anassira e il suo cavaliere, quindi il capo dei goblin, prende la sua scimitarra e ti colpisce in volo mentre il lupo salta con 3 di 6 di danni. E a questo punto, con 9 danni alla povera Nassira, credo che vedremo già un giocatore a terra. E ora andiamo a vedere che cosa succede. Allora, se i vostri HP raggiungono lo 0, il personaggio cade a terra, ovviamente, e rischia di morire. Non potrà muoversi né fare nessuna azione, ad eccetto di provare di
rally, cioè tipo di riprendersi con un ultimo gesto, perché qui quando uno è a terra può anche provare con un'ultima, proprio prende tutte le sue forze e può continuare a combattere come ultima proprio cosa che può fare. Allora, Death Roll, al tuo turno, in ogni round seguente, devi fare un death roll contro costituzione. Non può essere pushato. Funziona come in D&D alla fine. Devi segnarlo sulla scheda, ma te lo segnerà in automatico. Dopo tre tiri di death contro morte di successo, recuperi 6 HP, eccetera. Ora comunque tu sei a terra, fondamentalmente. Additional damage, if you suffer additional damage se sei a 0 HP, conta come un tiro automatico di fallimento di death roll, ma in questo caso io non lo conto perché tu non eri a 0 HP all'inizio di questo, ti ha fondamentalmente buttato a terra. Ok. Ok, poi c'è la regola opzionale dei danni gravi, perché se sei stata ridotta a zero ma sei sopravvissuta, poi potresti riportare dei danni che ti porti dietro, tipo delle ferite di guerra o cose che ti è, ma dopo andremo a eventualmente vedere quel che succede. Altro round, altro regalo, vediamo le iniziative cosa dicono. Aia, aia. Allora, il capo dei goblin è il primo, ma in questo caso non infierisce, ti vede per terra, e qui si vede che sono un master buono, e si muove ovviamente per circondare il povero Malthus. Ma Malthus in realtà indica l'altro goblin come per dire, sono due volte che mi manca. Esatto, puniscilo. Esatto, puniscilo. Se solo parlassi il goblinese forse potresti dirglielo, ma in questo caso non glielo puoi dire e ti becchi un ululato spaventoso. Il warg tira sulla testa mentre si avvicina a te, Malthus, e ulula verso il cielo in modo totalmente da farti rabbrividire. Tutti i personaggi entro 10 metri devono fare un tiro di willpower per resistere alla paura. Entro 10 metri, secondo me, ogni casella sono 2 metri, sono 5 caselle, direi che ci sei. Nassira penso che non ha paura di niente in questo momento, è nel mondo dei sogni, e quindi niente, devi farlo solo tu. Hai avuto successo, ottimo. Ah, scusa, avevo tirato paura anche se non serviva. Ok, ottimo. Riesci a resistere a questo ululato spaventoso. Ti è andata molto bene, ti stava solo cercando di intimorire. A questo punto starebbe a te, Nassira, e ti andiamo a vedere un attimo. Rally. Ok. Il rally lo deve fare un altro personaggio. Fondamentalmente per tirarti in piedi, Nassira, e farti continuare a combattere, un altro personaggio entro 10 metri e a distanza di udito, insomma, deve fare persuade su un personaggio che ha 0 HP. Conta come azione, e se il tiro ha successo, ovviamente i tiri morte vengono mantenuti, ma puoi tirarti in piedi e continuare a combattere. Puoi anche provare a tirarti in piedi da sola, tirando contro willpower, ma con svantaggio. Quindi, la prima cosa che devi fare è un tiro morte, e quindi lo devi fare contro costituzione. Constitution. Tu clicchi direttamente il valore... Aspetta un attimo, guardo se c'è death save in qualche modo... Forse no, non te lo tira in auto. No, vabbè, tira su Constitution, clicca con in alto. E Death Rolls, se c'è Death Rolls. Se si schiaccia.
Ah, c'è, hai ragione, è cliccabile la scritta. Vale come tiro? Ok. Sì, sì, penso proprio di sì. Non pensavo fosse cliccabile, okay. Vai. Ok. Hai avuto successo? Quanto hai, cavolo? Ah, beh, perché Constitution hai 16, wow, al pelo. Mm-hmm. Primo successo, perfetto. A questo punto decidi, vuoi provare a usare le tue ultime forze a tirarti in piedi? Dovresti, perché sennò rimani a terra, per provare a fare rally da sola è fondamentalmente devi fare un tiro su willpower con svantaggio. No, per il momento rimango a terra. Ok, Malthus, prego. Allora, io potrei curarla con una magia. Il fatto è, se io utilizzo una magia su di lei, la tiro in piedi, o il fatto che fosse a punti ferita negativi? Non ha punti ferita negativi, lei è okay. A zero. Qui non ci sono i punti negativi. È bene. Che se lei venisse colpita ora, conterebbe come un death roll in più, in pratica, cioè un tiro morte fallito. Ok. Allora utilizzo un cura ferite. Sostanzialmente la tocco con le mani sulle ferite, perché ne ha più di una, e cerco di appunto di curarla. Ottimo, in modo abbastanza istantaneo con la magia. Come funziona? Allora, praticamente devo effettuare un tiro di una skill secondaria, che è animismo, che è la scuola di magia che utilizzo per fare questa magia. Ok. Che si basa su intelligenza, sostanzialmente. Ah, però c'hai il Bane, quindi. Esatto, ho il Bane, quindi ho un dado di svantaggio, perché sono arrabbiato da prima. Certo, però ci provi lo stesso, giustamente. Quindi... Ho fatto la scelta poco strategica di arrabbiarmi per per prendere ammazzate i goblin. Ok, quindi faccio questa cosa e ti dico, la utilizzerei con un livello di potere più alto. Ok, quindi sostanzialmente willpower, sì. Con un livello di potere di 1 posso curare 2 di 6, con un livello di potere di 2 curo 3 di 6, con un livello di potere di 3 posso curare fino a 4 di 6. Okay, l'unica cosa che cambia è che spendo più willpower quando faccio la magia. Esatto, il willpower come cresce in base all'effetto della magia? Cresce di un punto per ogni effetto o cresce esponenzialmente? Perché non mi ricordo. Esatto, di un punto di ogni effetto. Sostanzialmente la prima magia mi chiede 2 punti, castarla a livello 1, poi adesso controllo, però sono quasi sicuro. Sì. Castare la magia di un livello più alto mi richiede un punto per ogni livello di potere. Ok, perfetto. Quindi tu clicchi, cosa devi cliccare direttamente su animismo o sulla magia in sé, forse? Clicco sulla magia, ce l'ho in abilità, sì. E penso funzioni meglio così. Sì, threat wounds, sì. Ah, ok, ho riletto. Sostanzialmente aumentare willpower aumenta il costo di base, quindi 2, 4, 6. Come costo di 2, 4, 6, quindi te lo duplica, cioè esatto. Cioè proprio devi, ok, il costo di base viene sommato ogni volta, ok, ho capito. Esatto. Facciamo che lo casto di come livello di potere 2, sì. Quindi spendo 4 punti. Te lo chiede nella finestrella quando lo casti? Sì. Ah, ok, perfetto, allora te lo spendo 4 punti, te lo dovrebbe già cambiare. Tiro con svantaggio. Oh, ok, un successo. Oh, ce l'hai fatta. Threat wound power level 2. Quindi quanto di quanto la curi? Sono 3 di 6. In questo caso l'ho lanciato da dove c'era spell, però non mi ha dato i dadi della cura. Non ti ha dato devo capire. Non lo so. Lancia 3 di 6, lanciali dalla chat.
slash Eldritch Path pre di 6. Dopo magari faccio prove. Sì, sì, per infatti, capire. Nemmeno io so come funziona. Oh, ottimo! Ti cura di 10 punti ferita. Nassira ti riporta in piedi, anche se per ora non puoi ancora, non puoi più agire, ma... Dungar, prego. Dungar... Torna a sorridere, per favore. Sì, ci prova, ci prova, perché veramente si sta un po' deprimendo. Sì, dai. Grande. Vediamo. E la peppa. Oh, beh, vabbè. Allora, ragazzi, tu gli pari, lui si para uno, gli fai 11. Dimmi come lo uccidi. Beh, allora, la mia idea era questa. E dopo tutto quello che è successo prima, che ci stavamo un po', come dire, siamo un po' antipatici reciprocamente a questo punto, alla fine gli dico, mentre lui lo trapassa a metà con la mia ascia, gli dico: ride bene chi ride ultimo. Ovviamente, il suo sorriso storto si diventa sempre... Mentre il sangue, come si chiama, spruzza da lui e bagna me, Perry, che è l'altro suo goblin. Mm. Poi, visto che volevo fare questa bella mossa eroica, sì, e correre con il mio movimento contro il War Rider. Allora, ho contato, ci sono 10 quadretti, dovrei farcela. Lo puoi fare, il problema sai cos'è? Che sei comunque in contatto con l'altro, sì, con l'altro che non ha ancora agito in realtà, e che anche se poi in realtà penso che sia un'azione gratuita, penso che ha l'attacco di opportunità se ti allontani. Ok. Lo vuoi fare? Dopo lo voglio fare. Ok, verifico. E non mi ricordavo se c'era l'attacco di opportunità o no. No, allora non lo faccio. Mi tengo piuttosto l'iniziativa. Però tanto l'altro deve ancora attaccare. Però l'attacco di opportunità è un'azione gratuita, quindi vuol dire che lui farebbe comunque l'attacco o no? Allora, te lo dico subito. Sì. Te lo dico subito, così vediamo un attimo. Parrying, dodging, react. Allora, vediamo. Anche le reaction, in realtà mi pare che qui la perdi comunque l'attacco, perché parare è una reaction e perdi comunque il tuo attacco. Ma non penso sia una reaction. Allora, esatto. Parare e schivare te la usa come reazione, però è effettiva, ti brucia l'azione del round. Esatto. Potrebbe darsi. No, non mi ricordo onestamente. Se stai entro 2 metri da un nemico e provi ad andartene, devi fare un tiro di evade, okay, per andartene, e non conta come azione. Se fallisce, il nemico può fare immediatamente un attacco in corpo a corpo addizionale, come attacco gratuito, sì. Ho capito, allora guardando il mio evade direi che no, non lo faccio, perché non sarebbe una cosa furba morire prima di arrivare a... Beh, no, in realtà no, evade ce l'ho, no, lo provo, allora sì, lo provo, scusami. Vai. Lo provo, certo, sì, è una mossa eroica, mi piace. Ottimo, sono sempre d'accordo. Lo provo subito. Nel provare le cose. Non mi ricordavo che ce l'avevo abbastanza alto l'evade. Ma ovviamente lo sbaglio. Anche perché era con svantaggio, perché avevi la condizione, probabilmente. No, non ce l'avevo ancora, non l'avevo messa la condizione. Come mai ti ha tirato 2 dadi, allora? Non lo so. È perché c'è l'armatura di anelli. Hai ragione, che scemo. Hai l'armatura è vero. Rallenta. E mi ricordavo che l'evade era una fregatura. Niente. Allora non ha più senso. Perché tanto se lo pusho tiro di nuovo 2 dadi, quindi è difficilissimo. Difficilissimo, niente. Allora ti becchi. La prossima volta studio meglio, dai. D'altronde sono un nano guerriero, non è che posso anche sapere le regole. Sì, infatti. E poi sei giovane, quindi hai esatto. Un po' sprovveduto. Altri 100-200 anni di esperienza, e vedrai che ce la farai. Sulla lapide scriveranno: sorrideva in faccia al pericolo. Esatto. Poi venne colpito da una spadata da dietro. Ah, ti tira una slasciata mentre provi ad allontanarti. Vai.
ma per fortuna. Ma cosa vuoi che faccia? Ma cosa vuoi che faccia? Ma lasciamo perdere. E quindi non ho capito. Comunque mi muovo alla fine. E allora, sai che effettivamente io credo di sì, nel senso che l'unica cosa in più è che ti becchi l'attacco, però non credo. Lui l'ha sbagliato. Ah. Penso che sia così. Se stendi, vedi, you must make an evade roll. Allora, il mio stato muove a distanza, moving around the enemy, not triggered. Nordodged. Sì, secondo me ti puoi muovere. Bene, allora con un sorriso che torna un pochettino sulla mia faccia. Ah no, ma perché? Perché era 20 metri, era vero, l'avevi anche detto. Vabbè, non importa, va bene così, poi mi avvicino al round dopo. Ok. Va benissimo così, dai. Tanto poi altri 5 e arrivo. Abbiamo il Warg Rider, il capo dei Goblin, che a questo punto ce l'ha con Malthus, perché ha ovviamente visto che ha curato la sua amica e ha vanificato il lavoro fatto in precedenza. E quindi Malthus, sai cosa ti succede? Ti succede che... Oh, ma questo ti urla solo addosso comunque. Ti fa un urlo di guerra e prova a richiamare i suoi scagnoffi. Tutti i rimanenti scout prendono vantaggio all'attacco fino al prossimo turno del Warg Rider. È andata... Quale turno? Il primo o il secondo? Fino al next turn. Turn è, penso, il prossimo, quindi la prossima in iniziativa, perché sennò sarebbe round. Ok. Che però il primo l'ha già fatto, quindi in realtà non cambia niente. Quindi questo scout qua, che è quello che ora attacca Perrywick, avrà un bel boon. Quindi, per tirare con vantaggio, come faccio? Quando clicchi ti chiede se vuoi mettere un extra di boon o bane. Ah, ok, hai ragione. Boon. Quindi un boon, benissimo. Ti prova a slasciare Perrywick, ormai veramente è un balletto. Oh, ce la fa, finalmente questo goblin alla fine ce la fa, Perrywick, e ti tira con la sua spadina corta la bellezza di... Però... quasi il massimo, 9 danni. Bello incazzato. Hai dell'armatura, Perrywick, te? Che miseria. È una di pelle. E quindi ha valore 1. Quindi ti becchi 8 danni. Però sta a te adesso, se non altro. Sì. Cerchiamo di buttarla a terra. Sarebbe il caso. No. Direi di no, ma direi anche che questa volta si... usci per bene. Per forza, perché ti direi che ha paura. Ci sta. La paura funziona. Cavolo, se funziona. La tua ascia... Porca vacca. Molta paura. La tua ascia... lo apre in due, o qualunque altro modo tu voglia ucciderle. Narrami. No, Perrywick entra un po'... comincia ad avere una fottuta paura dopo il dolore che sente. Non vede più un goblin, ma vede un ceppo di legno e gli pianta una sciata addosso. Lui quando pensa alla legna è tutto un altro... Ottimo. E effettivamente lo apri proprio come un ciocco di legna di quelli da caminetto, proprio gli dai proprio la sciata e lui si apre proprio in due, un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra. E a questo punto sta all'ultimo scout, che secondo me in tutto ciò
No, è stato rincuorato dal capo che ha fatto l'urlo, quindi, e poi è lì, non scappa, se no l'avrei fatto scappare se era lontano, ma visto l'attacco che ha fatto il capo non ci sta che scappi. E quindi niente, prova a dare addosso al papero. Quindi ha la sua spadina corta con un buco. Taglielo al papero. E ti dà una bella slasciata. Mi piacerebbe. Mi piacerebbe molto, infatti, fare qualcosa ogni tanto. Ma... Beh, vabbè, in realtà, poverino, cioè, ho quasi ucciso Nassira, cioè, non posso... va bene, next round, ragazzi. Tu, aspetta, Dungar, hai iniziato no, la 5, non la... Sì, il 5 no, me la gioco, non è così buona. Mm. Allora, un'altra cosa che potete fare, mi è venuto in mente adesso, penso che l'abbiate letto anche voi, tra di voi credo che possiate scambiare, cioè tu penso, anzi non tra di voi, scusate, uno può attendere, cioè nel senso, solitamente ovvio che se uno ha l'iniziativa alta cioè attacca per primo di solito, ma se per qualunque ragione non vi convenisse attaccare per primi, potete attendere, quindi andare successivi al e quindi scalare, andare giù di iniziativa. Vabbè, questo ve lo ricordo, ma nel caso uno voglia farlo. Quindi l'ultimo scout era morto, ok, quindi Urka, sta a te, Dungar. Vedi, hai fatto bene a non bloccarla. Mm-hmm. Allora, io direi che termino il mio movimento e sicuramente, come si dice, ai miei compagni durante questi giorni, la sera, durante la cena davanti al fuoco, avrò raccontato di quando da solo ho sconfitto una tribù di goblin, tutto da solo, e il loro capo era molto simile a questo, anzi secondo me era proprio lui, e con un colpo di fortuna è riuscito anche a spezzarmi un'unghia. Quindi secondo me sono sicuro che era lui. Sì, sì, quell'occhio, quel goblin con la benda, quell'occhio probabilmente gliel'hai tolto tu. Sì, sì, sì. Sì, 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 ero sicuramente io. Sicuro. Ma lui purtroppo mi aveva spezzato l'unghia e mi ha fatto questo piccolo danno. Per cui dimmi tu se ha senso che usi la mia abilità. Qual è la tua abilità, scusa? Unforgiven, qualcosa del genere. Unforgiven, quello allora... Forgiving, scusami. Unforgiving... Sì, vabbè, io te l'ho buttata un po' lì così, è molto borderline. Guarda, però te la faccio usare per provarla, mi è piaciuta. Ah, ovviamente okay. Questo sarebbe qualcosa che tu hai incontrato davvero, no? Nella, sì, 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 certo, però abbiamo iniziato l'avventura. È appena iniziata, ci sta. Per una volta hai raccontato una cosa vera, esatto, in mezzo a tutta la... E va quindi, bene, ti Unforgiving, tu sei... porti rancore contro sì. Questo capo goblin, e che cos'è che fa Unforgiving? Mi dà aspetta, mi pare che mi dava un boon, la devi attivare, sì, mi dà un boon tu... sì la devo attivare al costo di 3 willpower, okay. Mi dà un boon contro, attivala pure, quindi, allora quindi doppio click. Ci clicchi sopra penso solamente a nella parte principale della scheda, vedi, hai abilities unforgiving, ce l'hai. Ah, giusto, eccolo lì. Spend, yes, li spendo molto volentieri. Ottimo. Quindi, ok, perfetto, quindi adesso provo sempre a colpirlo con la mia ascia, ridendo un po' meno, perché appunto secondo me era molto reale il racconto. Quindi devo mettergli il buono 1 e proviamo. Direi che è andato. Vabbè, dai. Allora, 9. Il Warg Rider Dodger Perry, no, perché aveva già...
Ah, non ha agito? No, perché è la prima. Sono il primo. Ok, giustamente. No, vabbè, se li becca probabilmente colpisce il lupacchione, che è un pochino di mezzo, diciamo. Quindi sono 5 punti nel coso più altri 4. 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Gli hai tirato una bella botta. Il lupo ulula di dolore. Forse colpisce anche parzialmente la coscia del capoguerra che a questo punto però non l'ha presa bene. No, non l'ha presa bene. Ah, tu ti sei bloccato l'iniziativa, però ti volevo dire una cosa. Sì. Bloccare l'iniziativa è qualcosa che puoi fare gratis o devi farlo con willpower? No, con un willpower. Conta come azione? Non mi pare, onestamente. Però te lo leggo subito. Ok, aspetta. Tu intanto controlla, io tiro l'attacco. Sì. del Warg Rider, che ovviamente colpisce su di te. E fa di nuovo un urlo di battaglia e dà sempre un vantaggio ai suoi alleati, che ormai è solamente uno. Però sta di nuovo a lui e dopo l'urlo di battaglia il lupo che tu hai ferito prova a morderti con le sue enormi fauci, ti afferra tra le sue fauci sbavanti e comincia a scuoterti avanti e indietro. L'attacco infligge 2 di 10 di danno penetrante e la vittima è lanciata a 2 di 4 metri e finisci prono, quindi ti fa 2 di 10 danni. Sti cazzi. Porca vacca. Scusate raga, tiro bene solo con lui, cioè. No, anche come non mi ricordo il nome, scusami, con Essira, hai fatto bene. Armatura. Con lui dicevi col armatura 4, quindi forse sono vivo per miracolo. Vai a 14, sì, hai 14 ferite, quindi no. Ti rimangono 2 punticini. Aia. Ah. E meno male che non colpisci spesso, Dario. Sì, veramente. E vieni lanciato 5 metri, cioè proprio ti lancia via. E quindi uno. Aspetta, oddio. Aspetta, che 1, 2. Tipo 4 metri, tipo qua. Vabbè, allora posso tornare dopo a morire. Atterri sul povero moribondo. Che sicuramente non gli fa bene questa cosa. Vai, Malthus. Ora Malthus ha curato Asira. Dopodiché riprende la staffa in mano. E dà, diciamo in modo poco prudente, dalle spalle al boss. E punta verso il piccolo goblin. Dopo aver curato una sera, gli le dice: tu pensa a quello grosso, a questo ci penso io, e prova a tirare una mazzata al piccolo goblin già ferito, sperando di eliminare almeno una minaccia. Certo. Tiro. Oh, successo. Il tuo bastonaccio quanto fa? Sono 5 danni. Fa 5 danni, lui ne para uno, quindi gliene fai 4. 1, 2, 3, 4. Ondeggia dopo questa bastonata, è sanguinante, ma vedi che non cade quel cacchio di Scout Goblin. È ancora in piedi, completamente sanguinante, senza denti, dalla tua bastonata che gli è arrivata probabilmente in bocca, ma è ancora lì. E sta a te, Nessira. Allora, vorrei usare la mia abilità di pressione. La tua abilità di, scusami, che si è sentito male? E poi... Si sente a scatto. Quando una
di professione. Mm-hmm. Che è backstabbing. Rimischia. Finale il microfono. Esatto. Quindi contro. Quindi tu dalla scheda prima. Si sente. Mi sa che si sente un po' scatti. Si sente male perché hai. Secondo me c'è del lag. Magari le do un attimo le mie cuffie così riesce a. Ok, si sente meglio? Oh, adesso sì che ti si sente, vai. Ok, ma non so perché ogni tanto fa così, boh. Allora, tu hai sulla scheda principale, che cos'era backstabbing, ce l'hai sotto abilities, vedi? E lo puoi cliccare direttamente da lì perché ti fa usare willpower, credo. Sì. Ok, quindi... Siccome... insomma... La situazione è stata quella che è stata e mi ritiro in piedi grazie all'aiuto di Malthus. Vedo che è circondato e mi viene istintivo cercare di aiutarlo gettandomi contro colui che ha cercato di mandarmi all'altro mondo. Quindi se riesco ad usare la mia abilità provo ad attaccare lui. Allora, la tua abilità penso che tu puoi proprio usarla, nel senso che backstabbing la usi, ci clicchi sopra che ti fa usare willpower, gli dai l'ok. Aspetta. Nella parte principale della scheda, proprio in main. Ah, ok, sotto scusa. Sotto trained skill hai anche abilities, lo clicchi da lì, così ti dice se la vuoi usare. Perfetto, andiamo subito a vedere backstabbing, che cos'è che fa. Perché è proprio quando è a contatto con un altro, quindi perfetta questa cosa, sì. Il tuo attacco conta come uno sneak attack, che significa che non può essere parato o schivato, e hai un vantaggio al tiro, e il numero di dadi tirati per il danno è accresciuto di 1, ad esempio 2 di 8 invece di 1 di 8. Questa abilità può essere usata con arma sottile, Subtle Weapon, ovviamente attivare questa abilità non conta come azione, benissimo, quindi tu l'hai usata e quindi hai un vantaggio al tiro e poi il danno sarà aggiunto un dado in più. Molto forte. Quindi, vai, uccidilo. Quindi tu clicca sul tuo knife... E gli metti un punticino in alto di Booms. Ok. E tiri. E 9, ce la fai benissimo. A questo punto tiri per i danni. Ti ha già sommato anche il D8 in più, mi sa. E l'ho aggiunto appena prima di tirare. Ah, perfetto, ottimo. Cavolo, 13 danni. Ottimo, 13 danni. Lui è abbastanza... No, lui non è corazzato. Non ha nessuna cosa di corazza. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. È messo malissimo. Te sei veramente, non lo so, sei il Norman Bates del fantasy, cioè con sto coltellaccio veramente, cioè è qualcosa di... descrivimi un po' come gli fai questi danni, perché è qualcosa di... Cavoli, allora non credo di poterlo fare, la mia idea era di saltargli brutalmente addosso, però giustamente sì, a cavallo di un lupo. Ci sta, nella scena ci sta, cazzo, lo pugnali nei fianchi, cioè veramente. Allora mi arrampico, gli salto addosso e lo pugnalo nelle costole dove mi è più facilmente accessibile, certo. E infierisco. Cia, così, uno con l'altro, madonna mia, veramente, mi fai paura. Va bene, vai Perrywick.
Allora, il buon Perriwick si proverà ad avvicinare. E si tiene, in realtà, non ha intenzione di andare troppo oltre. È anche vero che non può fare neanche di evasione in questo coso, perché il round è finito. Conta che puoi fare anche altro che non sia combat, potresti andare dal corpo. Ah no, non puoi recuperare dal corpo niente, no, perché la borsa l'aveva già presa il nostro nano. Potrei recuperare dal corpo del nano fra poco. Esatto. Facciamo che vado. Faccio una corsa, un dash lungo. Fai un dash, va bene. Mi tengo cautamente dietro. Sia mai che non gli voglio lasciare, certo, avanzare prima la sua chioma rossa. Assolutamente, benissimo. Stai lì, vuoi fare, c'è altro che puoi fare o no? Non ho idea. Direi di no, perché hai fatto il movimento, la fine era il dash, quindi a posto. Ah, niente, l'altro scout senza denti ormai e con un braccio quasi tranciato e l'unico che può usare, con cui può usare la sua piccola spadina, prova a, con le poche forze che gli restano, a tirarti una spadata, Malthus. Ah, scusa, dovevo tirare con Boon. Vabbè, comunque ce l'ha fatta, perché aveva il potere del boss. Va bene, niente, comunque ce l'ha fatta. E Malthus, la spadina di questo goblin morente, vabbè, non ha forza, poverino. No, ma il fatto è che le piume fingono mi crede più voluminoso di quello che sono in realtà, colpisce le piume. Esatto, infilta, beh, non colpisce nulla praticamente. Quindi tu Dungar, quindi ti sei, hai controllato se potevi se era un'azione fermare? Controllata non è un'azione, c'è okay. Proprio scritto che non conta come un'azione, mi sono già tolto il punto di willpower. Ottimo, e allora tu rimani con l'iniziativa bloccata, andiamo al next turn che in teoria sarà l'ultimo. E quindi sta a te, Dungar. Ok, alzarsi da prono contro il movimento, non mi ricordo. Alzarsi da prono, te lo dico subito, movimento, da stand crouch, get up as part of my movement. Questa azione è gratuita, non conta... No, non conta. Conta solamente che se ti attaccavano, che tu eri prono, okay, avevano dei vantaggi. Ma per tirarti su, no. Non... Va bene. Allora io, incurante della salute precaria in cui verso, mi avvicino. Gli vado proprio da dietro, così mi nascondo un pochettino. E provo a ricolpirlo. Dimmi tu se posso usare ancora, oppure non posso sfidare troppo la sorte. L'altra abilità, quella che mi dava sempre, quella che mi aveva ferito in passato, Unforgiving. La puoi usare sempre quella? Ti costa sì, dici di sì, costa sempre 3 più il power, sì. Ah, certo. Ma visto che già prima me l'avevi concesso, sì, non volevo sì, troppo poi forzare. No, ma tanto se te l'ho concesso una volta vuol dire che okay, è un tuo nemico giurato, quindi vai. Sì, costa solo ogni volta 3 willpower, ok, allora la prendo. Qui, yes, perfetto, dovrebbe essere andata, sì. Ok, quindi adesso lo colpisco, cioè provo a colpirlo, sperando nel boon, quindi sempre con la battle axe, ho un boon. Perdonami, lui è sopra il lupo, giusto? Sì. Se gli faccio un top, posso buttarlo giù? E ha qualche svantaggio poi? Ti dico che narrativamente possiamo giocarcela, però non è proprio regolamentata questa cosa, però... Bene, allora decine... no, niente, gli do lo slash normale, era proprio per vedere se per caso perdeva qualche abilità, non essendo più a cavalcioni. Potevamo giocarcela, sì, però ti dico di manca veramente, cioè...
Norman Bates elfico l'ha massacrato, proprio. L'ho capito. Vai, rollo normale di stab. Due, tanto non ho messo il boon, ma tanto basta. Ah no, me ne hai messi due. Sì, te l'ha messo, ti ha tirato due danni. Ne ho visto solo uno. Ah, ok. No. Vado di danno, forse era sotto la scheda. Io invece sono il contrario di Norman. Dimmi come lo uccidi. Ah, muore? Yes. Allora io direi che come lo uccido? Direi che ormai provato a un passo dalla morte e so che o è lui o io, per cui metto tutta la mia forza, la mia abilità e tutti i miei racconti, il mio riso, il mio dente, la mia capigliatura in questo colpo e che deve essere quello definitivo. Per cui calo la mia ascia dall'alto verso il basso per tranciarlo in due, lui e lupo compreso. Ovviamente. Effettivamente funziona così, lui viene tagliato in due e inondo come prima di sangue tutti quelli davanti e lascia anche un bello schizzo di sangue sulla parete del canyon, qui del passo a futura memoria. I tuoi compagni ti odiano un po' perché a parte che hai fregato il kill count a Nessira e poi comunque sia li stai imbrattando di sangue come non so cosa, cioè... Così avrò una nuova storia da raccontargli la sera davanti al fuoco. Ah, che bello, benissimo, ottimo. In questo caso il combattimento termina perché vedete che il povero goblin morente rimasto tremante si fa contro la parete di roccia e prova a sgattaiolare via. Lo fate sgattaiolare via, lo uccidete, lo bloccate. Malthus diciamo che perde la sua attenzione verso il goblin quando capisce più un pericolo, torna verso il ferito sperando che sia ancora vivo, quindi lo lascia andare. Ok. Invece proverei a prenderlo e scuoterlo un po' per farmi dire se ci sono altri, ma poi capisco che non parla la mia lingua, cioè io non parlo la sua lingua più che altro. Lui più che altro qualche parola prova a buttarla, secondo me qualche parola di comune la usa anche. Il discorso è che è veramente morente anche lui, c'ha probabilmente un braccio tranciato, i denti saltati. Lo vedi che è proprio un fantoccio di goblin, cioè. Però se gli vuoi chiedere qualcosa puoi farlo. Sì, vorrei chiedergli se ci sono altri tribù della sua razza qui intorno o devo aspettarci altri attacchi prima di arrivare alla valle. Lui vedi che non risponde subito, lo scuoti ancora un po', lui per il dolore dice noi scout, noi controllare il passo, noi dovevamo prendere cosa? Vedi che con la mano, con la sua unghietta lurida, ti indica il corpo dell'uomo a terra. Uomo fuggito. Noi missione. Dov'è il vostro accampamento? Non risponde, lo scuoti e vedi che non è più vivo. Lo scuoto un po' troppo forte, forse. Sì, crack, esatto. A questo punto... Tu, Malthus... A questo punto io ovviamente perquisisco tutti i cadaveri. Allora, questi goblinetti non hanno molto addosso. Dopo vediamo un attimo se c'è un modo di fare del loot.
tirando dei dadi a caso. Loro di equipaggiamento non hanno molto se non qualche arma arrugginita, delle spade corte. No, ma non è il caso, era proprio da personaggio. Sì, sì, certo. Beh, ti metti lì a ispezionare, ma è veramente roba puzzolente, pelle conciata male per le armature, spadine arrugginite, eccetera. Niente. Prendo un dente del lupo, allora. Assolutamente, quello sì. E Malthus e anche Perriwick, che siete qui vicini al corpo, l'uomo, chiunque fosse, ormai ha la voce che è ridotta a un sibilo. E quando vi chinate verso di lui sentite che neanche vi guarda, sono parole che sta ripetendo ormai nella febbricitante e prossimo alla morte, e sta dicendo: Leonara, 4 pezzi, Leonara, Imperatore Drago. Nonostante io abbia, diciamo, lo svantaggio su carisma e come carisma sia pietoso, cerco in qualche modo di accompagnare questa fine, cercando magari di farlo soffrire il meno possibile, magari inclinando il suo corpo per farlo stare comodo. E gli dico: ora questa parte è al sicuro, faremo ciò che chiedi. Cerco di dargli un po' di sollievo dove non ho potuto fisicamente. Non sai se lui ti sente davvero o se ci riesci, però la sua testa si abbandona tra le sue braccia, i suoi occhi rimangono aperti guardando un po' verso l'alto, e senti proprio uscire l'ultimo respiro dal suo corpo. Quello che era sicuramente veleno ha fatto effetto, ormai era irrecuperabile. Perriwick solo adesso nota il ben colorito e la faccia riposata e fresca che ha questo umanoide a terra morto. Ha un brividino e si auto fa un pattino nelle spalle, praticamente. Non è niente, Perriwick, non è niente. Parli di te in terza persona, ti autopatti sulle spalle. No. Benissimo. Tu comunque, Perriwick, vedi una cosa. Che dai vestiti di questo uomo, lo sporchi, non era vestito male, però si vede che era in viaggio da tempo e probabilmente era fuggito da questi stessi goblin che poi lo stavano inseguendo e che poi avevano attaccato voi sentendovi arrivare. E da una tasca o comunque da una scarsella che ha in questo vestito da viaggio vedi spuntare quello che sembra essere una specie di pergamena. La prendo cercando di con movimenti tali da cercare di evitare la sua di guardarlo troppo bene, insomma. La prendi guardando dall'altra parte, stando con la manina. E quello che ti si srotola tra le mani è questo. Oh. È una mappa della Valle Nebbiosa. Ah. Voi, da quello che riuscite a vedere dai nomi sulla mappa, siete lì in basso dove vi ho messo quel segnalino verde. Siete nel passo di Drachmar. E la vostra meta, da quello che potete vedere, è l'unico insediamento conosciuto da cui poi partono tutte le spedizioni di avventurieri. L'insediamento che è nato negli ultimi 10 anni. Questo qui. Subito a nord, fuori dal passo di Drachmar, superato a
qualche leggera collina, una pianura. È segnato come, appunto, come cioè il disegno, insomma, l'immagine di questo, quello che sembra essere un villaggio, sempre qualcosa del genere, un insediamento di qualche tipo. Potete guardare bene la mappa, ovviamente. Ovviamente non ci sono nomi se non le cose più conosciute, perché è un territorio completamente inesplorato, quasi. In questi 10 anni sono riusciti a disegnare una mappa, ma spesso non è stato dato nemmeno un nome. Ci sono dicerie, voci sui vari luoghi, ma voi non ne sapete nulla perché è la prima volta che metterete piede in questo luogo. Ovviamente tutte queste immagini, la mappa di prima, così, scusate, ve lo dovevo dire prima magari, così come questa mappa, potete ingrandirla con la rotella del mouse, quindi zoomando, o tirando, o zoom out anche, anzi no, zoom out non lo fa, e poi spostarla tenendo premuto il tasto destro per trascinarla. E una cosa da dire, quindi il villaggio a nord è un insediamento che noi comunque sappiamo che esiste, stiamo, sì, cercando di raggiungerlo, mentre il resto è piuttosto inesplorato. Sì, ci sono queste indicazioni di massima, okay, di queste cose, perché i vari esploratori, tra dicerie, voci, eccetera, hanno detto là c'è una palude, là c'è un lago, e allora è stata fatta questa mappa di massima, un po' così, che dovrebbe far vedere alcuni luoghi, le montagne che circondano la valle e le cose un po', okay, più interessanti. Come vedete in alto c'è anche una scala di misura, quindi sono 15 chilometri più o meno, quella cosa lì. Ora non è importante in questo momento, ma quando vi avventurerete per raggiungere una parte fuori dal villaggio o qualcosa del genere, bisognerà vedere se ci sarà una griglia, comunque anche qua esagonale, perché il viaggio è comunque una qualcosa di importante anche in questo gioco. Ma in questo momento non è qualcosa che vi preoccupa, ecco. E volevo chiedere i nomi che ha citato l'uomo che adesso è morto davanti a noi. Sì. Mi possono dire qualcosa a livello di miti e leggende? Cioè, se non ho capito male, lui era Mastro Weatherman e cercava o provava a consegnare questo fagotto a una certa Leannara. Sì, Leannara. Parlando poi dell'imperatore del drago a quattro pezzi, mi sembra proprio un mito o una leggenda questa, per cui se posso ricavare qualche informazione... Beh, ci provo. Secondo me assolutamente sì. Vediamo se ho. Dovrei aver anche tradotto qualche parte di queste cose. Vediamo se ce l'ho. Io ti volevo solo chiedere una cosa, che mi sono perso un attimino, che è andata via un attimino la voce. Ma quella mappa era dentro il fagotto che avevo preso io, o l'hai trovata sopra il morto? Non ho capito. Sopra il morto. Quindi il fagotto devo ancora aprirlo? Il fagotto devi ancora aprirlo, sì. Ah, ok, perfetto. Allora sarà poi la prossima cosa che farò. Ovviamente davanti a tutti. La sta osservando Perwick, quelle pupille sgranate, perché in realtà sta guardando tutte le foreste, sta cercando di capire quale sia la migliore, la più promettente. Allora, fammi pensare. Se mi fai un tiro di miti e leggende, secondo me ci sta assolutamente in questo caso. Devo andarmi a recuperare un attimo la cosa, ma lo vuoi fare? Ti dico, visto che è una cosa che sappiamo tutti, approfitterei magari anche di vedere effettivamente cosa c'è nel fagotto, per cui un'azione che magari si svolge nei minuti, mentre anche Dungar... Se ne parli poi in gruppo, ti potrei anche dare una mano su miti e leggende. Ok, diciamo così allora. Qualcosa.
Ottimo, per aiutare in questo caso, giusto per vedere anche così se dopo ci serve, cos'è? Immagino che sia un boon al tiro. È un boon. Tu devi avere, bisogna avere della skill ovviamente in quella cosa per poter aiutare. Non ho approfondito, anche perché non so quanto, aspetta, te lo dico subito. Vabbè, se tu ce l'hai comunque si andrà. Deve essere pensato narrativamente, lui dice, più che altro. Ah, ok, va bene. Beh, se tu comunque c'hai, secondo me, per aiutare qualcuno, soprattutto in queste cose qui, un po' un qualche punticino in quella skill, magari uno deve avere. Però... siccome appunto Barry Wick ce l'ha... infatti, ci sta. Vai, vai. Allora, miti e leggende con Boon, direi. Ok, va bene. Quindi magari faccio un po' presente questa cosa, se vuoi te la ruolo un po' anche in maniera discorsiva, anche sì, per sì, coinvolgere gli altri. Certo. Quindi ovviamente quest'uomo spira davanti a noi, mi sollevo magari chiudendo gli occhi e dico, in fondo... non so in cosa si era cacciato quest'uomo, ma potrebbe comunque essere qualcosa di interessante. Stiamo vagando in territori inesplorati. Dungar, perché non mi mostri quello che ha cercato di trasportare a costo della vita? Forse potrò capirne qualcosa di più o potremmo capirlo insieme. Ma certamente, io prima di consegnarglielo lo apro, getto un occhio dentro e vedo se c'è qualcosa di valore a una prima impressione. Probabilmente non sei molto contento di quello che vedi, perché di sicuro non fa il suono di monete tintinnanti, non sono gemme, è un pezzo di roccia, ma un pezzo... Ora... un pezzo di roccia ben scolpito, perché rappresenta, aspettate che vi dico subito, non vorrei dirvi una cosa per l'altra. Esatto. Basta che non dici rappresenta un papero. No, anche qui. No, rappresenta, è una specie di piedistallo da cui tu vedi proprio spuntare sopra la parte bassa di gambe, e sembrano con un'armatura da come sono scolpite, e la parte bassa di una spada, come se questa spada nella figura, se fosse intera, fosse appoggiata e piantata per terra. Questa... tu sei un nano, quindi probabilmente conosci anche proprio una pietra, è proprio basalto, e sembra proprio un pezzo di una statuetta umanoide. Va bene, allora il mio onnipresente sorriso si affievolisce un pochettino, diventa un po' una smorfia, e passo il sacchettino a Malthus, al papero. E gli dico, tieni, sicuramente ci capirei più tu di me. E glielo lancio anche con un po' di, non con cattiveria, però proprio con delusione. Certo. E lo afferro senza, cioè cercando di non farlo cadere. In fondo è probabilmente l'unico oggetto che ha qualche tipo di valore che potremmo trovare in questo luogo. E, allora ti farei il tiro di miti e leggende, sì, con vantaggio, quindi. Mi fai tiro di miti e leggende con vantaggio, e tu, Perrywick, invece, ti chiedo una cosa. Se mi fai un tiro... Ho rollato un... Aia, un demon. Hai fallito, è il critico negativo, praticamente. È il critico negativo, e ti dico anche... Ah, no, aspetta, però ho sbagliato a fare il tiro. Perché?
perché ho aperto miti e leggende, ho messo un boon, sì, l'hai messo. E poi ho messo un extra anche in Bane, senza ricordarmi che me lo metteva già da arrabbiato, per cui fondamentalmente dovevo tirare senza nessun vantaggio o svantaggio, in realtà ho tirato con svantaggio perché avevo due Bane e un boon. Vabbè, rifai il tiro, dai, tanto poi... Ottimo. Bugio, sì, no, ho fatto quell'errore. Sì, sì. Tu invece, Perrywick, mi fai per favore un tiro per notare qualcosa che secondo me potrebbe essere awareness, direi. Arriva. Liscio, senza boon, senza bane, giusto? Sì, 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 sì. La noto. Allora, mentre tu, Malthus, ricordi, cominci a ricordare, non tanto in realtà, ma dei pezzi li ricordi, perché lui ha parlato di Imperatore Drago. E, beh, cavolo, voi state andando in quello che era il suo regno. Imperatore Drago era colui che con la magia e con... forse si narra anche di armi magiche, ha non soggiogato, ma ha controllato i draghi e ha vinto sui demoni, liberando il mondo dalla loro malvagità. Il suo impero è quello che è caduto e che aveva sede proprio come nucleo di potere nella valle nella quale voi state per entrare. Questo lo sai bene, perché è una leggenda molto conosciuta in realtà. E si narra anche che ci fosse una spada molto potente che questo condottiero, questo imperatore drago, usava in battaglia per vincere sui demoni. Però il nome ti sfugge. Ogni volta viene chiamata in un modo diverso, quindi molto probabilmente nessuno sa veramente quel nome. Però è un artefatto molto potente, ed è un artefatto che si dice appartenesse appunto a questo imperatore drago. Cosa c'entri poi quattro pezzi? Non ne hai idea. Chi sia questa Leonara? Mai sentita. Non fa sicuramente parte di un mito o di una leggenda. Quattro pezzi, però, visto che hai comunque fatto un buon tiro, può farti venire in mente di sicuro che quello che tieni in mano è un pezzo, perché è qualcosa di spezzato, ovviamente, la statuetta che tu tieni in mano. E la statuetta che tu tieni in mano raffigura qualcuno in armatura. Potresti quindi associarlo a questo imperatore guerriero che controllava i draghi e che venerava i draghi. Tu, Perrywick, ascoltando magari le parole che Malthus magari vi dice, raccontandovi un po' questa leggenda che gli torna alla mente, ed essendo tu stato il primo ad avere in mano la mappa, noti una cosa, guardi ora gli angoli della mappa. Avete notato cosa c'è sugli angoli? Quattro pezzi. Esatto. E quattro draghi. Esatto. Ed effettivamente quello che ora è tra le mani di Malthus e che prima e che Dungar gli ha lanciato un po' con fare deluso è il pezzo in basso a sinistra, un basamento, delle gambe, una spada. Cosa significhi tutto questo? Non ne avete idea. Compagni, significa avventura.
Beh. Andiamo a cercare questa Leanna. Chissà che dall'avventura arrivino anche gemme, ori. Argento per altri denti. Stiamo entrando nel regno di quello che era il regno di questo imperatore dei draghi, e quando penso alle parti di qualcosa mi viene in mente una chiave e chissà cosa si nasconde dietro. Malthus era in tasca. Sì, ti leghi la saccoccia o te la metti comunque nella tua sacca da viaggio, sicuramente, con questo pezzo di statuetta che non ha niente di più, è proprio solo un pezzo di roccia, non ha venature particolari, è proprio una statua, come se fosse una statuetta spezzata, proprio, da quello che vedi. Bene, voi riprendete il cammino e dopo una buona mezza giornata, forse qualcosa di più, verso tardo pomeriggio, verso l'imbrunire. C'è ancora luce, però state andando verso sera, siete anche probabilmente un po' stanchini dopo tutto il combattimento e la cosa che è successa. Arrivate, vedete in lontananza, dopo delle dolci colline e in fondo a questa pianura vedete alcuni campi coltivati anche. C'è questo insediamento particolare, perché ci sono case più o meno raffazzonate, ma vedete che verso il centro sono anche ben costruite, comunque tendenzialmente di legno, alcune di pietra. E questo insediamento sorge in una specie di collinetta, intorno a una collinetta, leggermente rialzata. Al cui centro vedete sporgere quelli che sono i resti, probabilmente di un antico tempio, di un'antica struttura. Mentre voi vi avvicinavate anche, fate un'associazione, perché avevate visto quelli che sembravano anche degli obelischi, alcuni rotti, altri ribaltati, antichissimi sicuramente, di pietra, anch'essi, probabilmente forse della stessa pietra di cui è stata fatta la statuetta. Questi obelischi è come se segnassero un po' quelle che voi considerate essere le vecchie strade. E voi percorrete questi sentieri, questa cosa che probabilmente una volta erano strade molto ben messe, adesso i ciottoli, i lastroni che le compongono sono semi sommersi dalla vegetazione o dal terreno. E beh, ogni tanto c'è uno di questi obelischi, sono obelischi con delle specie di corna in cima, alcune rotte ovviamente, ma hanno questa forma particolare che ricorda forse le corna di un drago. Fatto sta che arrivate a questo insediamento e quello che vedete è questo. Allora, vediamo. Eccoci qua. Dunque. Voi arrivate fondamentalmente a quello che è l'ingresso probabilmente sud dell'insediamento. Allora, Rispetto al resto della valle di questo insediamento, abbiamo già sentito qualche voce, visto che comunque, cioè, è abitato, c'è un minimo di di comunità di... Allora, in realtà non avete sentito molto, nel senso che gli avventurieri
anche qui sono voci, dicerie, perché trovare un avventuriero che sia andato e poi tornato dalla Misty Vale non è una cosa così comune. Un po' perché ci è molto facile rimetterci le penne, un po' perché magari molta gente addirittura si stabilisce lì perché non è mai saffia, non trova niente, allora magari si stabilisce lì per cercare ancora, no? È un po' come la ricerca dell'oro nel vecchio West, partivi e chissà quando tornavi. Voi forse avete avuto notizie che questo villaggio si chiama, con poca fantasia, si chiama Outskirt. Ma sapete che dentro ci potete trovare viandanti e avventurieri di qualunque risma e di qualunque stirpe anche, sicuramente. Ma non sapete molto di più in realtà, è la prima volta che ci mettete piede, però sapete forse che è l'unico punto, diciamo, civilizzato di questa valle quasi del tutto inesplorata. Difficile trovare, anzi non ci sono, da quello che sapete non ci sono altri posti in cui okay. gli uomini hanno fatto un insediamento. Direi che man mano che ci avviciniamo al villaggio, comunque Malthus, un po' tirando fuori il suo istinto magari più animale, vedete che è un po' prudente nell'approcciarsi a questo villaggio. Nell'avvicinarsi magari vi chiede più volte se sia la cosa più saggia o meno avvicinarsi. In realtà notate o vi confida che la sua più grande paura è quella di risultare fuori luogo. Dice spesso magari se la gente dovesse farsi una brutta impressione di me, se dovessi essere l'unico lì, questo aspetto, diciamo le classiche paranoie che si farebbe uno che è stato trasformato in un papero prima di entrare in città. Qualcuno di voi vuole rincuorare il povero Malthus o gli dite eh sì, effettivamente sei strano, no? No, io lo rincuoro raccontandogli una delle mie storie che non c'entra niente, ma dovrebbe, penso che lo rincuorerà in qualche maniera. Ha sempre colore. Perché no, sì, non saprei come rincuorarlo in realtà, perché effettivamente è strano davvero. Ah, quante papere che ho mangiato in quella taverna. Allora, voi avete ripreso il suo sorriso più o meno fisso ed è quasi contento di essere lì. Probabilmente si è anche un po' riposato, quindi avrà anche ripreso un po' di colorito tradizionale, visto le ferite che aveva subito. E no, è solo curioso. Sì, voi sentite, vedete dei comignoli che fumano, vedete appunto questi campi esternamente che sono coltivati, vedete probabilmente anche qualche contadino o qualcuno che li sta curando. Insomma, sembra un bel insediamento vivo, anche se non vedete bene dentro, perché ovviamente c'è una palizzata a protezione. E sono state costruite queste torri che fiancheggiano un portone, un cancello d'ingresso. E mentre voi vi avvicinate, sentite una voce che risuona e dice: stranieri, fermi, per favore. Dichiarate i vostri nomi e i vostri affari, oppure tornatevene da dove siete venuti. Questo è un posto di pace. E noi veniamo in pace, anche se cerchiamo avventure. E allora perché siamo avventurieri. E allora qui ne troverete. Chi siete? E vedete che la voce arriva da una delle torri, e vedete da una finestra che si sta sporgendo un uomo, che ora vi mostro anche.
un uomo con i capelli così lunghi, un po' incolti. Ma io sono Mastro Carpentiere, Barry Wicks Paclegna, signore. Oh, carpentiere! Diavolo! Qui ne abbiamo sempre bisogno di gente come voi. Allarga ancora di più il sorriso, allora, quella frase. Beh, sarò lieto di dare il mio supporto a questo villaggio, tra una vedova e l'altra. Benissimo, Mastro Carpentiere. E i tuoi compagni? I warg gli hanno mangiato la lingua, forse? No, in realtà abbiamo mangiato noi quella del warg. Comunque, Dungal Silvertooth e gli mostro il dente. Lieto di fare la sua conoscenza. Il mio nome è Malthus e sono un guaritore. Gli parlo in realtà non alzando lo sguardo, per cui lui vede un cappello da cui esce una voce rivolta in risposta. Lui senti che tu avrai anche una voce, presumo, un po' particolare, ma lui non si fa molti problemi. Ti dice: posso vedervi negli occhi, signore? Punta alzo lo sguardo e vede due occhi di due colori diversi, di un'altra particolarità nella particolarità. Vedi che non si scompone. Dice: benvenuto anche voi, Mastro Guaritore. Anche qui, avrete clienti a non finire con i pericoli di questa valle. E però non ti passa proprio come esattamente come è passato sugli altri, vuole solamente sapere chi siete. E voi, signorina? Io sono Nessira Elgaris, apprendista guaritrice di Mastro Malthus. Benvenuta, apprendista guaritrice. E quindi che cosa vi porta qui in questa lontana valle nebbiosa, nell'insediamento di Outskirt? Che Malthus è troppo impegnato a rispondere, diciamo, è rimasto un attimo sorpreso dalla risposta di Nessira e la sta un po' guardando sempre da sotto il cappello, per cui il tizio non vede nulla e sussurra: ma che stai dicendo? Però lo fa in una maniera abbastanza, appunto, cioè silenziosa, nel senso senza dargli neanche troppo peso, però gli viene proprio distinto. Certo. Quindi siete qui, avete detto, per l'avventura? Ma sì, qui troverete tutto quello che cercate. Volete lavorare? Sicuramente troverete qualcuno che vi pagherà per i vostri servigi. Mi sembrate persone molto preparate. Ma troverete anche avventura, se è quella che cercate. Anche se troppi ne abbiamo persi in questa valle. E anche ricchezze troveremo. Già, ricchezze. Proprio la stessa cosa che dicevano tutti gli altri. Vi auguro... Noi non siamo come tutti gli altri. Sì, proprio quello che dicevano tutti gli altri. Vi auguro maggiore fortuna. Benvenuti ad Outskirt, stranieri. E a questo punto rientra nella finestra e con un rumore di corde che vengono tese e di qualche ruota che viene fatta girare di legno, vedete che i portoni del cancello si aprono.
Harry che indugia un attimo con lo sguardo su Dangar e il fagotto, insomma, che sta portando. Poi... Ah, c'è la Malthus, mi sa, adesso il fagotto. Ah, scusa, Malthus. E poi si dirige verso l'ingresso. Ok. Entrate. A prima vista, come appare il villaggio? Cioè, tipo... Siete entrati? Sembra... Dico proprio quando si apre la porta, cioè c'è gente, c'è movimento, sembra tetro, sembra... No, è sicuramente un po' affastellato, nel senso, come lo vedete dall'illustrazione, quindi ci sono case che sorgono un po', immaginatevi un po' una specie di quello che nell'immaginario è un po' il villaggio dei pirati, no? Con queste cose costruite un po' una sopra l'altra, eccetera, perché è stato costruito probabilmente nel tempo... da tante persone diverse che si sono avvicendate in questi ultimi 10 anni fondamentalmente, però vi arrivano odori diversi, vi arriva odore anche magari di verdura marcia e di fumo, però contemporaneamente vi arrivano anche odori di pane, pane cotto di fresco o carne grigliata, quindi è la tipica atmosfera di un piccolo ma fiorente insediamento. Ok, allora Malthus entra. Cazzo, se arrivavate l'unico punto, cosa era già un villaggio fantasma, ammazza, viva la sfiga. No, vi dà una buona impressione. Ovviamente non è una grossa città, è sempre qualcosa di un po' raffazzonato, ma non è male, soprattutto dopo tutti questi giorni di viaggio che avete fatto. Anche perché è l'unico, quindi. Esatto, da quello che sapete non avete molta scelta. Ha detto il suo nome, il tizio? No, non vi ha detto il nome, però nel momento in cui entrate nel cancello, sentite questi ingranaggi di legno e queste corde che vengono tese di nuovo e il portone viene chiuso. E di lì a poco, mentre voi magari vi stavate guardando intorno, vi arrivavano un po' questi odori, vedete della gente camminare, ovviamente gente che trasporta, che so, fieno in un carretto, insomma le tipiche attività di un insediamento. Sentite probabilmente anche il martellare di un fabbro in lontananza. E da questa torre scende con di buon passo l'uomo che avevate visto prima alla finestra. Solleva una mano in segno di saluto e si presenta e dice: stranieri, anzi non siete più stranieri, vi siete presentati, no? Beh, allora avventurieri. Io sono Hardy e vi do il benvenuto di nuovo. Perdivic, che è già lì, gliela stringe anche con entusiasmo, anche se probabilmente non era quella la sua intenzione. Ok. C'era di fare la sua conoscenza. Sono sicuro che ci troveremo benissimo in questa cittadina. Oh, ne sono sicuro anch'io. Finché righerete dritto e non porterete guai, qui dentro i guai non li vogliamo. Quella palizzata è fatta proprio apposta per lasciarli fuori. È vero anche che, se siete in cerca di avventura, forse siete gente a cui i guai piacciono anche. Ma ripeto, fuori di qui fate quello che volete. Qui dentro tenete le armi nel fodero. Malthus si guarda un po' attorno. Immagino che siano parecchi giorni che viaggiamo comunque. Per cui fa un cenno a Hardy quando si presenta e dice: come prima avventura forse ci basterebbe una sosta in locanda, ce n'è qualcuna qui intorno. Mi hai tolto le parole di bocca, Mastro Guaritore. Solitamente i viaggiatori che arrivano fin qui sono stanchi e desiderosi di una bella bevuta.
E anche voi, beh, non mi siete... Non mi sembrate messi troppo bene, con tutto il rispetto, eh. Diavolo, questo viaggio deve essere stato veramente faticoso. Beh, comunque... Abbiamo incontrato qualche goblin lungo la strada, ma nulla di grave. Sputa per terra. Maledetti goblin. E maledetti orchi. Ancora non hanno deciso a lasciare questo posto. Beh, comunque... Siete stati fortunati a uscirne vivi. O forse siete bravi, veramente, come dite. Forse non siete come tutti gli altri. Beh, comunque sia. Troverete sicuramente quello che cercate. Riposo, conforto, un po' di cibo caldo. Alla locanda. Three Stags Inn. Il Three Stags. Quindi la locanda dei tre cervi. Stags, non mi ricordo che cos'è. Così facciamo una traduzione simultanea e poi la chiamiamo così. Cervo, si cervo. Dovrebbe essere cervo. Esatto, comunque la locanda dei tre cervi. E dice, andate, chiedete di Vagnild, e beh, se non la vedete e non vi accoglierà già lei di persona, chiedete di lei e sicuramente troverà modo di farvi, di darvi un accomodamento di qualche tipo. Poi vedete che arrivano due... un ragazzo più giovane, un altro signore un po' più in là con l'età, con una picca e una specie di piccolo elmo di cuoio, che stavano arrivando lungo la strada, si avvicinano e dicono, fanno una specie di saluto. Capitano Hardy, giro di pattuglia terminato. Bene ragazzi, andate a riposarvi. Faccio arrivare l'altra ronda. Poi si rivolge. Ah, ma lei è proprio il capitano. Beh, di questa cittadina. Sono il capo delle guardie, sì. Ah. Non mi piace vantarmi, del resto qui un titolo ne vale un altro, ma sì, se dovete riferirvi a qualcosa o dovete segnalare dei problemi, beh, sono io la persona che fa per voi. Quindi titoli, quindi non c'è un qualcuno che è a capo di questa cittadina? No, diciamo che qui, beh, come potete vedere, gente che va, gente che viene. È tutto, diciamo, organizzato in maniera piuttosto libera. Ci siamo dati delle regole, però, ci siamo dati dei ruoli e, beh, cerchiamo di far andare le cose per il verso giusto. Non c'è un borgomastro? Te lo dico proprio come master, non mi pare ci sia un borgomastro. Ah. La mia intenzione era capire se veniva fuori uno di quei nomi che avevano nominato il... senza chiederglielo direttamente, in poche parole. Ok, ok. No, da quello che lui ti dice non c'è... No, nessuno okay. Che possa... È fondamentalmente considerate una specie di porto franco questo, cioè più che altro è un villaggio utilitaristico, cioè è il punto in cui gli avventurieri tornano per riposare, eccetera. Però no, pare che non ci sia nessuno a capo, ecco, diciamo. Quindi mi sembra ancora un po' presto per fare la domanda diretta, quindi per me va bene così. Lo saluto e... Se vogliamo ci dirigiamo alla locanda, se gli altri non hanno altre domande. Se tutti vanno verso la locanda, la domanda fatidica la fa Malthus. Okay. Tenendosi un pochino in disparte, coinvolgendo il capitano. Che cosa gli chiedi? Penso quello che volesse chiedergli anche Dungar. Lo fa in maniera abbastanza disinvolta... Dico la verità, dice soltanto
magari attira la sua attenzione sfiorandolo con le piume, e prima di andare verso la locanda a seguire i suoi compagni gli dice: un vecchio amico, uno che ha vagato un po' per queste terre, una volta mi fece un nome, Leonarra. Mi disse di cercarla, non so bene per qual motivo. Mi chiedo se viva qui. Leonarra. Vedi che proprio ci pensa, si gratta il mento, c'è rumore di barba lunga un po'. No, mi dispiace, Mastro Guaritore, no. Non è la prima volta che sento questo nome. Ti sembra un uomo abbastanza schietto per non fare troppi trucchetti, ecco, lo vedi abbastanza sincero, insomma, quello che dice. È passato abbastanza tempo, forse l'ho dimenticato anch'io il nome che mi fece quell'uomo. Faccio giusto un cenno, mi copro un po' il viso col cappello e seguo gli altri. Ok. Benissimo. La locanda dei tre cervi vi... il capo delle guardie vi dà alcune indicazioni su dove trovarla, anche se poi il villaggio è sufficientemente piccolo, ma vi dice che è, allora ve lo dico subito, vediamo dov'è, vediamo se c'è, se è segnato anche sulla mappa. Dunque è, arrivate fondamentalmente da un edificio abbastanza impressionante, su due piani, con un tetto spiovente e delle pareti che sono ricoperte di assi di legno. Fuori dalla porta ovviamente pende la classica insegna che recita ovviamente dai tre cervi, e sotto un'altra scritta: birra, letti e cibo a prezzi celestiali. Sentite del vociare dall'interno, voci classiche, risate, rumore di boccali che vengono sbattuti, e un invitantissimo, almeno forse per alcuni di voi, odore di cinghiale arrostito. Ora, qui sulla mappa io mi hai raccontato della quella volta di cui ho ucciso solo un branco di cinghiali con le mie sole mani nude. E li ho arrostiti tutti tranne uno, perché mi dicevo, esatto, dove erano gli altri. E non lo so qual è la locanda qui, perché non è segnata, quindi decidetelo voi. Un edificio, veramente non quella al centro, sulla collinetta. Non è questa, esatto, non è questa, quindi vabbè, poco cambia, però boh. No, quella col pomignolo fumante, o quella grande, o questa qua, o dici questa. Ah, ok, infatti una tra quelle due, secondo me. No, questa qui in fondo c'è un'incudine, mi sa che è il fabbro, sai, questo, vedi, c'è un'incudinina qua. È vero. Gli altri, boh, vabbè, non lo so, cioè così, era proprio per curiosità, non so se avessero disegnato anche la locanda, cioè, adesso poi magari mi informerò se c'è, però chi se ne frega, insomma, comunque diamo buono questo edificio per adesso. Va bene. Raggiungete la locanda, entrate, c'è un vociare di persone, come vi dicevo,
e non fate in tempo neanche quasi a varcare la soglia e ad abituarvi un po' alla luce sicuramente più bassa che c'è qui dentro, illuminata da lanterne, torce, focolare, che siete accolti da una donna con che con fare abbastanza autoritario in realtà, però col sorriso sulle labbra, vi dice: e voi? Dovete restare sulla porta? Qui non si resta in piedi. Venite dentro e vi porterò da bere. Ve lo dice con un sorriso, ovviamente. Però con un tono abbastanza fermo. E vedete che anche da come dà alcuni ordini a una cameriera, pare che sia la proprietaria o comunque quella che gestisce questa locanda, probabilmente quella che il capo delle guardie vi aveva nominato come Vagnhild. Che ora è della giornata, per curiosità? Secondo me siete arrivati che sul calare della sera, nel senso se il sole probabilmente è in fase di... sta tramontando, forse ancora sopra le montagne, ma anzi forse sotto le montagne c'è quella luce un po', no? Del tardo pomeriggio, sera. Perrivik non se lo fa ripetere due volte, anzi si avvicina e guardandolo dal basso verso l'alto le fa un sorriso e fa: ho lieto di essere qui. Sì sì, non vediamo l'ora di entrare. Lei vi fa un cenno col capo e vi indica sempre con la testa, senza perdersi troppo in chiacchiere, un tavolo che sembra libero lì di fianco. Stava evidentemente per presentarsi, ma poi rinuncia pensando di non essere di interesse della tipa e quindi va a sedersi al tavolo. Ma se tu stavi allungando una mano per presentarti o qualcosa del genere, forse ti arriva già anche un boccale in mano. Tu non hai ordinato niente, non sai nemmeno se ti piace quello che è, ma ti viene già dato qualcosa. Mi piace. Sono mi molto piace. È molto accogliente quello, sicuramente. E benissimo. E dopo Malthus, che vai. Prima di dirigersi al tavolo, dice: avremmo anche bisogno di posto per la notte e poi si dirige al tavolo, aspetta una conferma, diciamo. Lei urla dall'altra parte della stanza e dice: beh, siete nel posto giusto allora, l'unico posto in realtà. Potrò trovarvi una sistemazione senza problemi, non vi preoccupate. Ok. E a questo punto, senza che abbiate ordinato niente di particolare, ma quasi come un benvenuto, mentre vi state accomodando, arriva già una donna. Non è giovanissima, ma è la cameriera, è una donna di mezza età più o meno, bionda, che arriva con alcuni boccali in mano, quelli che mancano a voi, e ve li appoggia sul tavolo e dice: benvenuti stranieri, sono Annabella. Quando vi sarete riposati e vi sarete rinfrescati la gola, magari sarete pronti anche per mangiare qualcosa, beh, chiamatemi nel caso. E sarà fatto, certamente. Dicendo questo, vi fa un sorriso e si
ridirige verso la sala dove altri avventori stanno di nuovo ordinando da bere o da mangiare o altro. E io direi che con questa inquadratura e con la nostra telecamera che esce lentamente all'indietro dalla porta della locanda dei Tre Cervi, possiamo finire questa sessione introduttiva e la prossima vedremo dove ci porterà. Mm-hmm. Va benissimo. Perfetto. E spero che non mi arrivi un'altra arrosto. Un'altra? Al tavolo. Un'altra arrosto al tavolo. Esatto. No, l'odore che hai sentito era cinghiale. Infatti non lo so se te mangi carne, però vabbè. Direi che è diventato vegetariano, al massimo mangia pesce, penso. Perché... Esatto. Ma sai che le papere sono cattivissime, eh? Adesso secondo me sono anche carnivore, non vorrei dire una cavolata, ma sono anche carnivore, comunque vabbè. Adesso... L'animale opportunista. Certo, infatti, quindi va bene ragazzuoli, adesso noi ci salutiamo con calma adesso dopo, qui su Discord, io intanto qui con la registrazione vado in chiusura, quindi saluto tutti e ci vediamo la... prossima settimana con il prosequio e vediamo un po' questi nostri avventurieri che cosa scopriranno di questo posto o di altri luoghi misteriosi della Valle Nebbiosa. Alla prossima settimana, buonanotte a tutti.